calcio minuto per minuto. Un giro per il solo risultato finale, Sandro Ciotti. 2-2 il finale tra Vicenza e Torino a De Ascoli. De Ascoli, l'incontro è appena terminato con il risultato di 0-0 fra Ascoli e... Emanuele, siamo amici, ti fidi? Come mi fidi? Ma no. Sai com'è? Che... Fidati, fidati! Cioè, già non mi fidi. La domenica mi mettevo lì, radiolina in mano davanti alla Rai TV. Sognavo di diventare un milionario, in lire miliardario. 2-1-X, 2-2-X. Prese tutte e sei, mamma il 13 vorrei. Il Milan perde contro il Matera, la Juve 0-0 in casa. 2-1-X, 1-1-X, stasera la mia vita cambierà. Sereno, io vivo da re, non preoccuparti che la salute c'è. Money, 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 money. Soldi. Sono gli amici di Chiara. Caterina, cosa fai lì sdraiata? Vuoi aprire la porta? Sì, dottoressa. E cambiati, che arrivano gli ospiti. Sì. Caterina, Caterina, tieni tutti lontano da qui stasera. La festa è di Langiardino, qui devo discutere di cose importantissime. Va bene, commendatore. Amalia. Caterina,
Porta questa in cucina. Una torta di un chilo. Sono 50 persone, ma 20 grammi a testa. Basta, avanza. E quando arriva Pipero, digli che lo sto aspettando. E non toccate le pizzette che no. sono contate. Niente più. Io già sto tutta sudata. Caterina, vuoi andare a vedere chi è? È Amedeo, lascia stare, zia, apro io. Brava signorina. Papino, come ti senti? Bene, bene. Dì alla cuoca che la torta va tagliata a fettine sottili. 50 persone. Sottilissime! Questi vengono in casa nostra per abbuffarsi. Giovanni, sono contenta di vederti in piedi. Fra un po' arriva Piparo, ci sono delle grandi novità. Giovanni, l'avvocato Piparo è stato invitato alla festa di laurea di Chiara. Non tenerlo troppo impegnato. Sto tranquilla, avrà tutto il tempo per occuparsi di te. Giovanni! Ha telefonato il figlio di Emanuele, viene anche lui stasera qui. Proprio oggi. Ebbene, non posso farci niente, tesoro, rintracciarlo non è stato facile. Giovanni? Sì? Devo parlare? No! Oh, cosa pensi? Cosa pensi? Scusate, dottoressa, vado a posare la torta in cucina. Papino? Eh? Vado più tardi. Papino, voglio presentarti una persona. A dopo! Questo è Amedeo Costa. Costa? Ma che brutto nome! Costa! Ho sentito molto parlare di lei, sa? Io di lei mai! Non far caso a Papino Amedeo, lui abbaia ma non morde. E quella è zia Amalia. Piacere, zia Amalia! Io non abbaio ma mordo. Una famiglia di cani. A dopo! Amedeo mi ha fatto una sorpresa. Ah sì? Sì. Sì. Eccola! Ma cos'è? È per la mia festa! Oh, è un mostro! Ma zia, guarda, sono io! Tu! Ma sì, è un lavoro di grafica contemporanea! È un lavoro di grafica contemporanea! Bel lavoro! Uno scorpio, mia nipote, sembra una rana! Ma no! Signorina, fate vedere che non ci arrivo fino a là! Eccola! È una rana, è una rana. Ma no, dai, papà, questo è il mio ultimo CD. Magari lo fosse. Sarà un successo. Chissà quanto l'è costato, Costa. E dai, papino, mettiamolo subito. Oh, no, no, adesso ci sono i tuoi amici di là che aspettano, mettiamolo dopo. No, mettiamolo adesso, vieni. Caterina? No, adesso tengo da fare, mettiamolo dopo. E va bene, mettiamolo dopo. Amedeo ha seguito tutto il lavoro. Ah, bravo! Beh, potrebbe distribuirne qualche copia tra i suoi conoscenti. A pagamento, si intende. Stiamo raccogliendo i fondi per un'associazione no profit. Dead is dead. Come? Come si chiama? È il nome della nostra associazione. Dead is dead. È inglese e significa il padre è morto. Condoglianze. E beh, adesso tocca ai figli prendere il posto dei padri. Piettatore. Amedeo, vai a prepararti in camera per la festa. E tu, Caterina, aiuta il signor Costa. Oh, ma Caterina è la cameriera. Su, forza, la serva serve. Stanno suonando alla porta. Ha ringraziato a Dio che sono alla porta. Amedeo è uno dei nostri più quotati talent scout. Si vede che è una persona per bene. Poi deve essere anche benestante. Buon per lui. Sì, lui ha scoperto grandi talenti. Ho scoperto anche te, cara. Toglimelo dai piedi, non lo sopporto. Papà. L'avvocato Piparo. E fallo entrare. Piparo! Caterina, adesso vuoi aiutare il signor Costa? Ah, sì signor, datemi la torta a me. Prego, la mia borsa. Venite presso a me, le camere sono da questa parte, in cima alle scale. Salite voi perché a me mi fanno male cosce. La seconda a destra. Ah no, chi le ho? Cess. Roppo, cess, venite voi. Grazie tante. Piparo è in anticipo. Sì, è venuto per sistemare l'affare scapece. Ma è moscio, è moscio. Guarda, guarda come si comporta con tua zia. Le aspetta che lui si decida, ma lui non si decide. Oh, Piparo! E Caterina, e che fagli seduta? Ma fai entrare Piparo. Ma se va a riposare, non va che cosa fa? Piparo! Buonasera. Mamma mia, com'è lungo.
È Piparo. È Moscio, è Moscio. L'avvocato Piparo. Oh, finalmente Piparo. Buonasera. Buonasera. Permesso? Moluato su coso, lo angareta a me, mi impressiono. Buonasera, commendatore. Buonasera. Dottoressa. Ogni tanto ci vediamo, avvocato. Ha portato quelle carte, Piparo? Sì. Bene. Ah, Chiara. Sì. Auguri per la tua laurea. Grazie, avvocato, molto gentile. Allora, Piparo. Sì, era bene. È allora. La terza, un fenomeno questa ragazza. Da chi avrò preso non si sa. Io pure ho tre lauree. Complimenti. Oh, santa pace, Piparo. Dottoressa, vado a portare la torta in cucina. E poi non dite che non faccio niente. Ma vogliamo parlare dell'affare Scapece? Sì, Michele Scapece. E chi è Michele Scapece? Ah, il figlio di Emanuele, il padre era un mio fraterno amico. Oh, ma sono storie di 30 anni fa. Ma quando venimmo a Milano 30 anni fa, un amico valeva oro e chi teneva metteva. Ma lui non metteva perché non teneva. E capirai, vedovo con un figlio a cui badare, il primogenito. Gli altri l'aveva dato in affidamento ai parenti, sparsi un po' qui, un po' lì. Ma se avessi avuto i mezzi... Tu non l'avessi mai accettato, aiuti, ti conosco. Lo conosco. E l'amicizia? Ma te ne stai facendo una malattia di questa amicizia. Non vuoi capire che quel poveretto è morto senza un soldo e io sono diventato ricco? Lui mi ha dato la sua amicizia e io voglio ricompensarlo. Come? Aiutando suo figlio. È diventata una fissazione. Quel bambino aveva 9 anni quando il padre morì. No, voglio che sia felice per tutto il resto della sua vita. Scusate, qualcuno vuole spiegare pure a me cosa sta succedendo? Tuo padre ha deciso di aiutare il figlio del suo amico trovandogli un lavoro. Lo ha rintracciato attraverso un'inserzione sul giornale. E lui adesso viene qui! Stasera? Sì! Ma va bene, zia, ma qual è il problema? Vorrà dire che avremo un ospite in più. Sì, però venga qui. Lei gli ha spiegato di venire in smoking perché c'è una festa. Non vorrei che si trovasse in difficoltà. Ho provveduto, commendatore. Bene! 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 Bene, bene, ma che bene! Uno sconosciuto! E chissà che fame avrà. Io ho ordinato solo 30 pizzette. Ma che facciamo i missionari? Zia, è il solito sentimentale. Papi, tu non cambierai mai. Perché dovrei cambiare? Alla mia età non si cambia, no. Vero Piparo? Sì, commendatore. Tu invece? Ah, papà, non ricominciare. Dovresti sistemarti, vero Piparo? Sì, commendatore. Vuol dire che dovrebbe mettere al mondo dei figli e sposarsi. No, prima sposarsi e poi mettere al mondo figli, vero Piparo? Beh? Ah sì, commendatore, certo. È moscio, è moscio. E allora, papi, ti farà piacere sapere che stasera potrai fidanzarmi? Fidanzarsi? Ma davvero, con chi? È venuto qui per questo, Amedeo Costa. Costa, per carità. Ma io non gli ho ancora dato una risposta. Ah, non mi interessa quello che gli dirai, basta che tu gli dica di no. Non gli dar retta, digli di sì. No, sì, no, sì, no, sì, no, sì. No. Ah, ne riparliamo un'altra volta, va bene? Sì, è vero, adesso abbiamo ospiti. Sì, zia, e noi dobbiamo farci belle. Sì, è vero. Noi dobbiamo farci belle, belle, belle. A proposito, Chiara, dimmi, puoi prestarmi i tuoi trucchi? Perché li ho finiti proprio ieri. Zia, sono 3 anni che mi dici e li ho finiti proprio ieri. Davvero? Oh, ma tu guarda, sono già passati 3 anni. A più tardi, avvocato Piparo. Pazza idea di far l'amore con me. Una risparmiatrice d'altri tempi e neanche se ne accorge. Ma veniamo a noi, Piparo, lei è sicuro che il ragazzo verrà? Ah, sono certo. Via qui, via qui. In questa borsa c'è una donazione di 1 milione di euro in contanti. E nessuno ce lo vieta se paghiamo le imposte al fisco. Sì, ma mia sorella non deve sapere niente. Le ho detto che sto cercando di aiutare il figlio di un mio amico a trovare un lavoro. Ho parlato personalmente con l'avvocato di Michele Scapece. Fu Emanuele e fu Rosa Fummo, di anni 41. E corrisponde. E lui stesso me l'ha passato al telefono. Ho l'impressione che abbia ricepito perfettamente il senso del messaggio. No, Piparo, per favore, si fermi un attimo, venga qui. Mi faccia capire che cosa ha scritto esattamente nell'inserzione. Ho qui un ritaglio. Bene. In debito con l'amico Emanuele Scapece, scomparso tragicamente 30 anni fa, intendo finalmente esprimergli la mia più tangibile riconoscenza. Tangibile. Prego l'erede vivente primogenito di contattarmi. Vivente, chiaramente. Sì. Perché se fosse morto non potrebbe farlo. Credo di no. Piparo, crede? Ne sono certo. Andiamo, su, si svegli. Commendatore, mi sembra un'usanza medievale quella di devolvere a favore del primogenito. Avrà le sue ragioni, immagino. Certo che ce l'ho!
Io sono ossessionato dal ricordo di quel bambino. Lui, solo lui può liberarmi da questa maledizione e nessun altro. A lui, solo a lui deve andare il milione di euro in contanti. Ha capito, Pipero? Sì, commendatore. È moscio, è moscio. E prima di inserire i miei recapiti, ho chiuso il trafiletto con un post-scriptum, sibillino ma invitante. Sentiamo. La mia casa è sempre aperta a te. Vieni a prendere un tè da me. Cosa? Vieni a prendere un tè da me? È come per dire vieni a prendere un tot da me. Oh, che bella immaginazione, ma chiudiamo questa storia, Pipero. Questa per me deve essere la fine di un incubo. Ma come ha resistito tutti questi anni, commendatore? Ma non lo so, non lo so. Un 13 e 5 12. Paventoso. Quella schedina ci regalava 5 miliardi 579 milioni 866 mila 245 lire. Mamma mia. Emanuele non resse all'emozione, gli venne un infarto. E ci rimase sul colpo. Poverino. E io diventai l'unico possessore di un titolo miliardario. Lei capisce, Pipero? Terrificante. L'occasione fa l'uomo ladro e fece di me un disonesto. No, non dica così. Il figlio di Emanuele fu affidato ad una sua zia, di lui si perse ogni traccia. Così il Totocalcio prima mi regalò la fortuna e dopo il rimorso. Pipero, io non voglio morire dannato. Ah, non si abbatta, commendatore. Sarà perdonato per quello che ha fatto. Ma il rimorso? Lei ha capito che ho tenuto nascosto questo segreto per 30 anni. Libero, io mi voglio liberare. Non si preoccupi, stasera sarà tutto finito. Oh, lei si è accertato delle condizioni di salute del figlio di Emanuele, come si chiama? Michele. Michele, bravo. Veramente non ho avuto il tempo. Non vorrei che soffrisse di cuore, se mi fa la stessa fine del padre. Libero, io sono un uomo finito. Faremo in modo che non abbia un colpo improvviso. Oh, speriamo bene. Ora si renda utile. Faccia ballare mia sorella! Ah, mi sono lusingato! Lei dice sempre sono onorato, sono lusingato. Però lei tergiversa. Ma commendatore, in tutta sincerità ci sono 20 anni di differenza con la dottoressa. Che vuole che siano? 20 anni passano in fretta! Vada! Ha ragione, commendatore, passano in fretta! Io sono astemio, ma se mi dà questa gioia, quel giorno mi ubriacherò. Io non sono astemia. Avrò diritto a un goccetto ogni tanto, no? E adesso aspettiamo che arrivi Michele Scapece. Voi calamichessi a casa, voi campese! Voi tutti quanti venite da me, Franco, non disperderti! Facciamo un ingresso esagerato! Tutti insieme con le mani! Vai! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore! Rindogore tenga a te! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore! Rindogore tenga a te! Tu mi sei trasuto in te il cervello, amore mio! Amo quanto m'attizzi! Ecco di ciaffa! Sì, ma non si mangia qua, io ho fame! Wow, già stai pensando a mangiare! Bimbe, andate a vedere se c'è qualcosa da mangiare alla signorina della farmaca! Amore, tu stai mangiando un po' troppo ultimamente, vero? Infatti sì, mi sa che aspetto! E aspetti un po' che ne hai fatto un cappuccino e 3 cornette, bella! Amore, ma che hai capito? Mi sa che aspetto! No! Per quello c'ho sempre fame! Beh, è sicuro che aspetto? Ha fatto il test! Voglio il primo testo! E mo non ce l'hai risultati per appena mi arrivano! Te lo dico! Però quando abbandono di sbattere sana sana o siamo fammi tutta agitata sto creatura! Te preoccupamo! Guarda che bel passo! Ma Franca lo sta! Lo so! Sattare da me, ma chi stai scendo? Ma te via proprio canando, no! Ignorante! Franco! Ma lei aiuto sto scemo, mannaggia! Oh creatura! Franco! Sto qua! Mandami chi te bi! E stare da me! Se vedete di te! Tu ti puoi spenderti! Ma se vedete di te! Ti posso essere utile! Uisso! Vai, vai, vai! Non ci visto però! Sei bello, vai, vai! Sono bello, signor, sei bello! Signor, siamo le ballerine di Michele Scapece! Ma tu, mi piace! Ciao, ciao, ciao! Hanno fatto le galline, Michele Scapece! Oh, signore, non mi sono accotto proprio! Ma ci piace un soprammobile, lo con l'opera! Non cercate più! L'erede vivente di Emanuele Scapesci si è trovato! Lei aveva un debito con il caro amico Emanuele! Non dica altro, paghi il debito e chiudiamo ogni storia! Io non parlo, per me parli il mio procuratore! Parlo, non parlo! Pallissima, da girare!
Siamo molto lieti di fare la sua conoscenza, signora Campese. Bravo. Come ho avuto occasione di dire al suo legale al telefono, non c'è motivo di dubitare della nostra precisione. Non c'è motivo, eh. Atterrate con il volo delle 13, giusto il tempo di una doccia in albergo, ed eccoci pronti per il nostro impegno. Ma che per l'impegno è importante, signor. Il mio procuratore c'ha l'agenda piena di impegni. Matrimoni, comunione, feste di piazza, cresma. Guardi qua, signora Campese, è impegnato per tutto il 2010. Aprile è chiuso, maggio pure, è tutto giugno anche. Non c'è sta una data libera. Questo è Michele Bublé della canzone napoletana. Ne avete conosciuto subito, eh? No. Allora conoscete sicuramente la mia canzone di successo. Ma si sta su Rindo Cor? Ma si sta su Rindo Cor? Non ha faccia brutta sta canzone. Magari, sì, che sta brutta la canzone. Frida, vai un poco dalle ragazze là, che io e Michele dobbiamo parlare un po' con la signora Campese. Non è che famo della fra? Andate a dire, signora, c'è qualcosa per spuzzuliare? C'è un rinfresco al fresco nel giardino. Ah, andate a spuzzuliare, dai. Ma che dici, spuzzuliare vicino alla signora Campese? Oh, e cacci, c'è una mala parola qui. Dai, Nanzi, mo becchi. Poverissimo. Senta, signora Campese, ci sarebbe qualcosa da mazzecare? Mazzecare? È arrivato Luigi Ungaretti, è arrivato. Perché? Tattazzi, signora, quelle sono giovani, si sbattono e si arapa lo stomaco. E ad spuzzuliare, mo venga anche io, regaliamo qualche canzone alla festeggiata. Come si chiama? Laura? Auguri a Laura! Auguri a Laura! Mica te sfonno! Da, signor. Bada che te tengo d'occhio, eh! Non fammi i numeri con sta Laura, perché se no te parto de capoccia! Ci siamo capiti! Signora, è la mia fidanzata! Ha visto quando ha fatto quella mossa? È proprio il nostro gesto d'amore, ma l'anima è vita e viva, mazza, c'è le figure in me! Venga, signora, venga, le faccio vedere! Venga signora, venga, le faccio vedere. Sia lì signora, venga io da lei, non si preoccupi. Ecco, vedi, come dicevo prima, i nostri impegni. Maggio, il ristorante l'ha fatta di Amalfi. Ha fatto un matrimonio la settimana passata, ha discassato tutto il corpo. Oh, non ho patato, ma ti sta tutto il doco. Tutte picchiare, rindoco. Giugno, ristorante Pruneto. Ha cipiato il di battesimo, ho preso due battesime. Luglio, pizzeria, le cassine. Le cassine ci vengono più, ma non la da pomponire. E me l'ho segnato, come tu non pomponire. Agosto, ferie. Abbiamo affittato una cabina a Montracone. Complimenti, una bellissima tournée. Grazie, grazie signora, io non voglio sottolizzare, ma per venire a Milano abbiamo spegnato un paio di servizi. Servizi? Fate le pulizie. Concerti, concerti, li chiamiamo servizi. Concetti, abbiamo spegnato i concetti, i servizi. Sempre servizi solo, signor. Un altro paio di servizi non l'abbiamo potuto impegnare. Signora Campese, adesso chi ci paga tutti questi impegni che abbiamo spegnato per venire a Milano? Siamo pieni di impegni, signora Campese. Ma volete finire di chiamarmi signora Campese? Io sono Caterina, la governante. Chi è questa? La governante. La maggiordoma. La cameriera? No, abbiamo parlato con la cameriera. Per 3 ore abbiamo parlato. Figure in merda. Sa miseria. Ma tu hai capito? Tenne pure la maggiordoma, chi sto commentatore, sta capra, sta chineso, guarda che casa che te, no? Tenne pure il culone Giuliano in da casa. Senta, maggiordoma di casa Campese, come sta il com... Che fa? Un carruccio! Sì, non lo mungo! Ma quale carruocciolo? Il carello! Carello, me l'ha cotto! Carello dei dolci! Signor, che ho frigorifero sto co... Sotto fe... Un bar! Signor, tenito un bar in daga! Voglio te che mi sa la piazza già più pullman, mi ci arrivò! Senta, maggiordomo, vuole dire al signor... Che... Vuole dire al signor Campese che qui c'è il signor Scapesi col suo legale per esigere quel debito? Come lui già sa, come sta scritto in dopo giornale, signor! Il commendatore è di là con l'avvocato Piparo. Non so se posso disturbare. Ah, allora una cosa sotto la mano anche lei. Come? A maggiordomo mangi, sganci. Ma quanto mi costa a me sto viaggio a Milano? Un po' per cento. Un senso che c'è una sorta a San Matino. Non è una cusarella. Fa una mano di coriandolo ogni tanto. Sparano i stellatelli. I stellatelli. Venga, brava donna. Quando ce l'hai, che figura di merda. Venga anche il resto, va. Grazie assai. Oh, ce l'era tutto 50 centesimi. Perché? Insomma, da guardare.
Quella è una maggiordoma importante dai 50 centesimi. Ma tu vedi come fai a farmi? Che te faccio fare? Mm. Bello, tu sei il mio impresario, mm. Hai la percentuale. La percentuale? Il 20% a servizi, ma chiamo pure percentuale. Ma tu stai impazzente? Il 20%! Ma hai capito quando è il 20%? Ammettiamo e fare un'esempiazione su 100.000 euro? No. Oh, hai capito? No, non hai capito. O 20% su 100.000 euro! Ah. Quanto è? Ho 20%. Hai capito? Tu sei venuto da dove, ti capito quanto ho 20% di 100.000 euro? Ha detto no, tu hai capito, ha detto no, non ci capito. Tu hai capito quanto è, ha detto no, quanto è? E mo mo punisci quanto è? 20% sono un sacchezzo! Non sai quanto è. Ma che vuoi? Sono 20.000 euro! Volevo dire se lo sapevo tu! Mica, e chi l'ha visto mai? Ah, perché scusa, noi con i matrimoni in un anno quanto fatturiamo? Mica, noi non fatturiamo! Vabbè, ma o tuzzammo meglio? Mica, noi tuzzammo la capra in dovuto! Voi impresari siete esagerati, sì. Pensate soltanto a biladana, biladana! Quando ti chiamano a cantare ci danno 100 euro. È il mio cassetto. Io ne prendo 20. È la tua percentuale. Vogliamo togliere le spese? No, lo a me spese. Tutto a carico mio. Lo sai già. Telefono, acqua, luce, gas. Sai quanto me ne rimangono in tasca? Quanto? 5. No? Sì. No? Sì. Vieni buono, 4,50 euro. Come? Che gli ultimi 50 centesimi ce l'ha da maggior dopo. Grazie, grazie, scherzi, scherzi. Ma che stai facendo? Sto bar di usacro. Anzi, siamo venuti a Milano, noi spese sopra spese, senti a me, chi sarà tu piatto vacante? Dai zitto, giornale parla chiaro, la rete vivente di Emanuele Scapece son chi? O commentatore stai pieno di soldi, chissà che c'è stato? Appunto, non sappiamo neanche di che si tratta, io continuo a chiedere, mica, che ci faccio? Tu mi devi rappresentare legalmente, come? Questa è gente del nord, bella e buona caccia del leggelo! Ma io non capisco niente lei! Ma tu devi contrattare il prezzo, che ti pensi che ha fatto? Ma poi giornale come sta scritto? Come? Vieni a prendere un tè da me, tu hai scusata, noi o te non tanto ci piace, volessimo zuccheri o caffè. Ma tu chiamavi un avvocato, scusami. Ma proti che quando c'è un percentuale a te? Senti a me, se questa cosa si mette male tu la finisci di fare il cantante e torni a pittare gli appartamenti. Eccia, torni a farli in bianchina. Lei posti in bianchina, mi piace, per piacere. Anzi, questo ti volevo dire, facciamo vedere che stiamo pigliati di fame, ti subito ne approfittano qua. Se c'è una racina, se ne hanno 50. A noi il lavoro non ci manca, tengo la gente che cammina soli. Ehi, matrimonio, comunione, feste piante. Lei sta cosa a me si faccia figure in me. Non abbiamo battuto a spizzi, non mi pare. Ma hai capito che c'hai il 20% pure in questa operazione tu? Ci siamo portate pure le ballerine, compresa la tua fidanzata. E che la fa? Che la lascia a casa? Che la è gelosa? Che le è capata? E sentite mai, amo, che tengo d'occhio! Che te ci cassa un occhio! No, non ho capito, lei ce lo sa, io pago! Però con Balletta facciamo un'altra figura, bro! Faccio solo che figura facile! Chi sono quelle 5 ragazze di là? 20 pizzette! 4 a testa, è sparito un vassoio intero, Caterina! Caterina! Dottoressa, non gridate, sto qua! Caterina, ma chi sono quelle 5 ragazze di là? Sono venute con questi signori? Signori, avete seduto voi sopra il P? Dottoressa Campese! Campese! Che sei? Che sei? Radallo! Radallo! Non cercate più! La rete vivente di Emanuele Scapesci si è trovato! Lei aveva un debito con il caro amico Emanuele! Non dica altro! Paghi il debito e chiudiamo ogni storia! Io non parlo! Per me parlo il mio procuratore! Parlo, non parlo! Pallissimo, non girò! Siamo molto lieti di fare la sua conoscenza, signora Campese! Bravo. Come ho avuto occasione di dire al suo legale a telefono, c'è motivo di dubitare della nostra precisione! C'è motivo! Atterrate con il volo delle 13, giusto in tempo di una doccia in albergo, ed eccoci pronti per il nostro impegno! Impegno? No, dico quale impegno? L'avvocato ha detto, mi raccomando! Noi subito ci abbiamo impegnato! Subito! Signore, per venire a Milano ci abbiamo affittato lo smoking! Ah, ma quindi lei è il figlio di Emanuele Scapece! Ma conosciuto, Michele Scapece! Caterina, avvisa il commendatore che è arrivato il figlio del suo amico! Adesso! E quando? Uffa! Vai! Va bene! Va bene, dottoressa! Va bene, dottoressa! Stiamo ospitando, dottoressa!
Ma che stai in avanzo? Ma questa servitore! Che rilaffato! Abbo, va a fa' contento! E lui chi è? Oi? Te ne fatta accorgere subito subito! Perché non fa? Signora, signora! Lei lo vede così pazziariello come Pulucinello? Questo è molto serio! Questo è il mio procuratore, l'avvocato Franco Fotte, arabo. Arajai. E che ci fa lei con un procuratore? Signora, questo è Michele Bublé. Michele Bublé? No, Michele Scapece, Michele Bublé della canzone napoletana. Mi avete conosciuto subito, eh? No. Allora conoscete sicuramente la mia canzone di successo. Ma si sta su rindoco? Ritocco, ritocco! Ma si sta su rindoco? Ritocco, ritocco! Io non la conosco! Ma che è sta? Non ha... Signora, sapete che cos'è? Noi facciamo poca promozione. Poi me la palle per cento. Non sa nessuno sta canzone! Signora, questa è proprio la mia canzone di successo. Ah, così lei canta! Ma è camminato che... Purtroppo anche mia nipote canta! Una e una, fra... Sha miseria, ma vediamo... Attenzione, signorotte bomba! Me ne sono accorta! Senta, signora, io sono un agente di spettacoli! Se ne dovesse avere bisogno, non faccio il complimento, No, guardi che la ragazza lo fa solo per hobby, ha già tre lauree. Vabbè, non ci sa mai nella vita. Ci rifletto, signora. Io e la ragazza potremmo fare un tuo canoro come Wes e Dorichezzo a Banera Minopalo. Ah, ecco finalmente mio fratello, il commendator campese. Vuoi canoi? Vai che campese, vai. Signora, scusatemi, mi piace. Andiamo, certo, ragazzi, ma la... Non cercate più! La rete vivente di Emanuele Scapesce si è trovata! Lei, oh Giardini, già non mi ricordo a memoria, Dana! Lei aveva un debito con il caro amico Emanuele! Non di gatto, paghi il debito e chiudiamo ogni storia! Io non parlo, per me parlo il mio procuratore! Parlo, non parlo! Pallissimo, da giro! Siamo molto lieti di fare la sua conoscenza, sette lievananza! Siamo molto lieti di fare la sua conoscenza, signora Campese! È maschio, è maschio! Come ho avuto occasione di dire al suo legale al telefono, non c'è motivo di dubitare della nostra precisione! Non c'è motivo! Atterrati con il volo delle 13, giusto il tempo di una doccia in albergo, ed eccoci pronti a non finire che sto leggendo! Atterrati con il volo delle 13, giusto il tempo di una doccia in albergo, ed eccoci pronti per il nostro impegno! Ed ecco... Ma perché battaglia l'avrà per telefono? Su capo! E te sembra me! Oh! Ed eccoci qua! E vi sbagliate, io sono Alberto Piparo! L'avvocato! 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 Il commendator campese è lui! Un giardiniere! Un giardiniere! Ma quale giardiniere? Ma quale giardiniere? Ha visto tutto l'aereo da chi lo che ne sa? No! Chi l'è campese? Figuri in me! Mamma mia! Ma non c'è nessun niente! Mi stavo a dare, mi stavo a dare! Dove ti faccio? Dove ti faccio? Tornare! Figuri in me! Fui tuo giardino! Fui tuo giardino! Apparamo! Non cercate più! Vai! A mangia il tuo fatto, non la vuoi, ce la faccio più! Andrò carne! Mi fate baratta parte a memoria! Sto schiattato in gamba! Sono tutto surato la quarta volta con te! Voi! Oggi, vuoi farci spiegare allora? Ormai si è capito il succhio si è capito! Io non parlo, pallissimo, parlo tu, io! Atterrati con il volo delle 13, giusto il tempo della doccia nell'albergo, ed eccoci pronti! Meno male, tu sei il figlio di Emanuele! Oh, ciao, ma chi sei? Sì, identico a tuo padre! No, vieni qua, fatti guardare! Oh, che gioia rivederti dopo tanti anni! Wow, commendatore! Mi avete fatto accappottare la pelle! Il figlio di Emanuele Scapece. Michele Scapece? Sì. Lei conosceva bene a papà, eh? E se lo conoscevo? Eravate proprio amici? E se eravamo amici? Lei teneva un debito con papà? E se avevo un debito?
Ehi, sta piano po' culo, ci dato un po' ma come? Un debito? Ma no, no, si volevano bene, c'era stima. Che era stima? La macchina. Ti azzecca la macchina. No, no, mio fratello, crede ancora nell'amicizia. Ma bravo quel commentatore. Bravo, sente il pumano, la brana. Bravo. Fate opere di bene, sì. Fate molte opere. No, no, ma te lo dite, io già gli devo stare sempre dietro. Tiene le mani bucate, guardate. Guarda là. Azmerenì! È un modo di dire, no! Signore, state che un buco proprio! No, 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 no! Ma pensate che al garzone del salumiere che porta la spesa a casa lui gli dà un euro! Oh, faccio male? Ma quando mo? Oh. No! Vogliamo che sì! Come no? Ma scusate! No, ma dico io, tu prima dell'euro gli davi 100 lire? Sì! E adesso gli devi dare l'equivalente! Di 100 lire? Sì! 5 centesimi! E chi ne vecchiava un faccio garzone, signore? Oh no, riuscite... è morto, chi sa? Oh no, lui poi lascia lancio ovunque, anche nei bar, Fa bene, così si fa! Corpigliano! Come così? Come? Io gli devo sempre andare dietro e raccogliere i soldi nei piattini. Come? Lui mette, io prelevo. Preleva? Sì, cambio gli euro in centesimi! Li cambiate? Un euro, 5 centesimi. Un euro, 5 centesimi. Un euro, 5 centesimi. Oh, che male terà, signore, Amalia, Amalia, se non ti dispiace, vorrei restare solo con Michele. Ah, certo, capisco. Beh, dopo tanti anni. Poi è l'amicizia con Emanuele. L'amicizia? Ma nonostante l'amicizia, beh, io credo che tu non possa fare proprio nulla per loro. Caitris, in che senso, scusi? Ma no, perché vedete, mio fratello voleva aiutare il figlio del suo amico Scapece, ecco, sì, ma trovandogli un lavoro serio. Una fatica a me, ma chi vuol fa? Non si occupa di artisti, mio fratello. E che ne pare che c'è avuto stom, cazzo, oh no, che ci fai? Non si fa, che ci fai qua? Sono sempre più convinto che tornerai a fare il pittore. E su pittore amico. Ah, così lei è anche pittore. No, ma soltanto a tempo pezzo. Colori a olio o a tempera? Faccio un po' di tutto, tempera, la papera, stuccandica, cartongesso, faccio lo stuccatore. In bianchino! In bianchino! Ma allora è tutta un'altra cosa! Si è visto che era un'altra cosa! No, perché vedi, noi avremmo bisogno di una piccola rinfrescatina alle pareti, un lavoretto niente di impegnativo. Che capite che venga a fuori pittura la casa sua? Amalia, ci parlo io con Michele, per favore, tu vai! Anche perché, commenta tu? Non fatelo scappare questo con un regalino, ce ne pittura tutta la villa! D'accordo! No, vi stavo dicendo prima, no? Ci vede! È uno che si accontenta di poco! Vai! Perché io ormai... che di là ci sono gli amici di Chiara! Amalia! Vai! E manca se no! Se volete qualcosa da bere, non fate complimenti! Troppo gentile! Vi porto un po' d'acqua fresca! E perché mi sciacquate una volta? Grazie! Sento l'acqua fresca! Come se avessimo accettato! E dopo magari vi porto anche qualcosina da mangiare, sì, ma quanti siete? Contatevi! Siamo a Gundo? Sì. No, che se non sta buono, caga. A secondo. A secondo di quando noi siamo, mo. A seconda, signor. Ah, secondo voi, quando ne siamo? Voi, mi ubriaca una cosa. Siamo a Gundo? Uno, due, o morto mica mai. Siamo in due. Una pizzetta va bene, fate metà per uno, no? Ci avessimo abbuffato tutto sto magnato. No, non ci fate caso, mia sorella è parsimoniosa. No, lei è preziosa. Mo' buscamo proprio. Che pazzia, una battuta. Ho fatto una battuta. Michele Scapece di... Fu Emanuele e fu Rosa Fumo. Anni? 41 a novembre, scoppione. Il primogenito. Primogenito. Conosco la storia. Tutti sparsi. Tutti scomparsi. Che famiglia disgraziata. Amru, Carmen, ma tutto assomato. Mamma mia. Guarda che cosa sei diventato. Eri un ragazzetto e guarda ora. commentato, ho fatto lo sviluppo, ti capito o no? Si vede che stai bene perché... Tu godi ottima salute. Grazie a Dio. Un bel fisico atletico. Ringraziando a Dio. Chi sta devono mettere sotto e fatico. No, magari capite come è andato. Io non mi fido proprio.
che le ha scorse fuori, che l'ha in del frasco, tu fatto commentato. E quando vengono per niente là non danno cuore, ma va a parlare per te bobo, te bobo. Devi fare sport. Oi. Tu fai sport? Ogni tanto una corsetta, ma subito mi stanca, la caffinella già mi è stancato, allora. Sì, sì, ogni tanto qualche creditore lo rincorre. Allora corre. Beh, in questi casi ad avrei come corre, come da bravo, la corsa fa bene alla circolazione, il cuore pompa. Il cuore è un muscolo che va esercitato. Tu lo eserciti il cuore? Io lo esercito il cuore, chi sembrogli, come da ma ho sulla cave, viene nel mondo, viene da sta facendo la respirazione, sei pur stancato, capito? Dopo, come da tu, arravugliamo questa bracciolia. È stata una gioia ai pazzi, pensavano ad un fatto, però... Buonasera! Buonasera! Scusate, ma vedete prima di che si tratta e poi ve ne andate. No, io un po' che ne capisco, ho visto, è una cosa di poco conto, però io mi ero fatto un film in capo, non so se ho reso... Vabbè, andiamo un po' lì. Buonasera! Arrivederci! Michele! Per l'amicizia che mi legava a tuo padre, devi rimanere. Com'è andato, mamma ci ti ha accapputato la pelle, andavo... Io pure prima mi ho accapputato la pelle. Io sto diventando un gabbiolevo, te d'accordo? Michele, Michele, per favore, per favore! Fallo per me! Do fa. Ma fatto! E gli è bicchierino, guarda là! E chi quando hanno fatto nella bocca ma mangiù il suore, in moggio rimane un uomo in micciù! Oh, a me crede! Oh, che gialla gialla le faccio, ma che è? Ma che le ho riflesso raga a me? Che le ho riflesso lo fegato, sienta a me? Te ne pure la prostata, te ne ho abbuffato la tua madre. La prostata non si vede sotto un cazzo. Allora te ne proprio la ponte. Cazzo sì! Andiamo a fare una cosa indosso ai bicchieri. Diciamo che non ce ne andiamo, ci ne andiamo stessi. Poi è peggio, non eh? Poi... Oh no! Siamo un po' da qua, eh! Ah! Poi, che mi ci piace? Benissimo! Mi vado a cambiare. Che succede? No, mi rendo presentabile. Ah, l'abbigliamento! E poi parliamo, eh? Ma io non parlo, parlo! Parlo col tuo avvocato intanto. Godetevi la festa! Vada, commentatore, che intanto noi ci facciamo una scorpacciata di pizzette! E acqua fresca! E girate, ambientatevi! Sì. Che? Non vi muovete da qui! Per carità! E come si fa? Cuore in fresca che ci porta la sola vostra, sai che pesantezza che ho posto! È curioso o morto, eh? No, ma lui è morto, è vivo! A cumbare ogni età! È vivo! Scusi, lei chi è? Io sono Pipero dello studio Pipero e Paparo! Cait, pupere dello Stato! Piper, pupere! Piper dello Stato! Dello papere! Dello papere! Piper dello Stato! Vabbè, dello signori, non litigate, mi raccomando, non ve ne andate! Per carità! No, noi non ci muoviamo da qua, amici, amici, mi amo! Chiami i guaglioni, Frida! Fino a Milano per pittare la casa la signora! Beh, ce ne dobbiamo andarcene! Ce ne dobbiamo andarcene! Uè, ci avvio! Io se fossi in voi rimarrei. Chi? Ah, ma già doma, noi non abbiamo tempo da perdere. Venga a fuo pittore a Milano a casa della signora. Vi state perdendo una grande occasione. Veramente? Francamente non ci interessa. Allora addio. Addio. Aspetta, sono curioso. Se vi dicessi che non è come pensate voi... Oi, qua stiamo capendo una cosa, oh Vittorio, non ci azzeccherei, abbiamo sbagliato! Non ci farebbe né caldo né freddo! Allora addio! Addio! Ti aspetto noi! Senti, non te ne riciscere in bocca, sputa l'oste! Sbrigati che ce ne dobbiamo andare! Io non parlo! Allora cusolare sotto la mano! Perché non ti basta che le cacciate fino a mo'? Questa palla sul siamo in tascheta! Tascheta! Falla una ricarica! A ricarica! Sarà di 50 centesimi, falla una cosa e chiù, mamma mia! Faaa! Andata cacciare sotto in da sacca! Ma miseria, cassando 10 euro, un media 7 premium mi costa di me! Dammi! Ne voglio 30! 30! Mi faccio il pacchetto tutto Skype, 30 euro! Io voglio sapere sta cosa, metto 30 per cango! Però poi facciamo i conti! Tu segna sempre, che non discuto niente! Che ha fatto? Ha messo in da cassa. Da dietro le porte, mentre lucido le maniglie, si sentono molte cose. Capì? Che se lucido le maniglie che reggia. Attenzione! Ma che c'è questo? Correte qua! Ma poi, ma poi! Che? Un terremoto! Sentite una cara, una cara! Ma lo scorri! Copritemi! Ma lo scorri! Sono troppo coperti, scopritemi! Ma che mi fa? Statemi a sentire bene, voi non ve ne dovete andare da qui, perché... È scaduto Aschi! 30 euro per dire, voi non ve ne dovete andare da qui, perché? Fallo una ricarica, che? Ma l'ho detto già prima, gratis! Salve!
Ah, c'era questo signore, picciò, sei stato zitto. Anche voi siete qui per la festa? Sì, ci siamo permessi di fare un omaggio alla festeggiata. Bravo. Sì, a Laura. A Chiara. A Chiara, a Laura. Siamo venuti per la festa di laurea di Chiara. Ah, perché ne ha la festa di Laura? No! È la festa di Chiara che festeggia la laurea. Figuri a me. Di prima ci fatti gli auguri a Laura. Me ne sono accorto. Un giorno ci faccio una figura in mezzo. Ci siamo permessi di portare un cadeau. Hanno buttato un gattò. Ah. Ma è là che hanno buttato. Buttato un gattò, Hanno fatto che patano Noel. Buono. Buono, speciale. Buono. Ma che ha fatto? Mamma te l'ha fatto. Ma è buono. Mia mamma stamattina è tale, a Cizzogliano a Milano. Porta il suo gattò, ma... Guarda il suo gattò. Che? Come? Ma io non ho visto proprio questo gatto, io tenevo ma. Io tenevo gatto a presso, che la fame che tengo, non mi mangiamo coppa a lei! Ma che dici? Scusami! Ma tu sei, tu hai visto il gatto, tu hai buttato il gatto! Sì, anzi, ti hanno buttato il gatto! E chi stava portando il gatto a te? Ma quando mai? Ma non ci tenessero un gatto! Un gatto, hai buttato un gatto! Ho detto gatto! Sì, ho detto cadu, 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 cadu! Cadu! Non sono nato né, mi ha buttato addosso lo gatto! Mia mamma, sempre mia mamma, stamattina hai detto, a Cizzogliano a Milano, e te hai buttato il rugato! E allora mi sa il rugato! Dalla busta, con il rugato, ha fatto questo, no? E poi l'ha chiuso! L'unica cosa che ce l'avevamo sul sediolino a fianco a me, un signore è arrivato, si è stata con POU! E mi ha schiattato la busta! Ma che era? Ma sicuro che era la tua rugato che si sentì? Perché? Secondo mia mamma ti ha cattepata nel merda, allora! Chi ti fateva proprio il gatto? Ma avevo fornito o no? Avevo fornito, ma quale gatto? Ma tu giuro, se sentivo ma quale gatto? Ma lasciami, sei cagnamma termine, ci siamo permessi di portare un presente. Ho passato puttana nata. Ma tornato. Ma sì, ma tu posso sapere ma quale passato è presente? Quale passato? Tu hai il tuo passato. Vabbè, con il signore qua, se non ci si esprime terra a terra, non si va innanzi. Casa a esprimere terra a terra. Ma perché sennò non si va innanzi. Siamo a esprimere terra a terra. Ma è comodo, è così comodo il divano. E sta sciatore gatto a fuoco. Ci siamo, per la festa di laurea di Chiara, ci siamo permessi di portare un omaggio, un regalo. Ma guarda che, levami, guarda che, se mi fa il busto a chi, se qua. E quindi se mi fai fermi a fare. Levami, capito, mi sono 500, prendi la bulla, questa busta a me. Ma quale busta? Era meglio che a 12 euro, patani, sparagnami e compare. Ma fai fermi a frase. Per la festa di laurea di Chiara, ci siamo permessi di portare un omaggio a Sacet! Le ragazze del balletto, ritmo, sabor latino! Voci! Ma è scemo chi? Ma per un cagnolino stare da maglia mo... Ora vi ho capiti, e così voi siete artisti. Già, io sono Medeo Costa, talent scout. Anche io da piccolino fatto i boy scout. Boy scout, talent scout, chi è tu? Scopritore di talenti, come me. Chiara Campese l'ho scoperta io e guai a chi me la tocca, Michele Scapesce l'ho scoperto io e guai Gnaz Vassato. Volta per mettiamo un scout. Michele Scapesce. Oh, ma avete riconosciuto subito, No. Allora conoscete sicuramente la mia canzone di successo. Ma si sta su Rindoco! 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 Ma si sta su Rindoco! 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 No, non la conosco, non la conosco. Ma che chissà se la canzone? E poi ho capito. Ma avevi detto che questa canzone è famosa a livello nazionale! A livello di piazza nazionale, Oliverice! Sì? No, aspetta, cos'è che stai dicendo? Allora con marchio SIAE prendiamo 20.000? Senti, distribuiamolo in nero così prendiamo 100.000, no? Scusate, signori, ma... Hai capito, uomo milanese, 100.000 a me! Ecco il buffet! Ah. Ogni promessa è un debito! Grazie! Due minuti ancora e non avremmo trovato più nulla! Te lo so tolti dalla bocca, pisciotto! Signore, una rimanenza, ti vedo andare a munnezzi, ci dà verità! Però dovete mangiare, se no mi offendo! E che cosa, no? Caterina! Caterina! Lo champagne! Vabbè, mangiamo, signore, mi dà... Voi che c'è pacchè, sai? L'ospitalità prima di tutto. Ma no. Ma che appetito! Che non lo posso! Signora, potete alzare il piede per cortesia?
Ma dove? È la parte mia? A mia due insieme, a parola tanto, E che fa? Non ci mangiare. E che mangiare? Pizzo tu! E mangiare? Pizzo tu! Questa manza che te ne mangiare qui! Poi si è chiatto! Quando fosse il suo e non l'ha fatto! Non c'è... Signore, per mezzo di pizza, non pizza più! Non c'è signore! E boh! Ma non ti ha confidato più niente a te! Ma che non posso dire? Ma come? Come non vuoi? Ma che figura fa? Caterina! 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 Oh, una canzone! Caterina! Lo champagne! Se mi fa messa a nozze in canna sta cosa! Per favore! E se va a buscare? Per favore! Così va bene! Mettetevi a dire voi. Oi, hai tu la mangiato! Gatto! Ma che ne sa quello, mo? T'ha visto, scusa. Hai parlato pure con quello. Questa servitù! Chi guida non beve. Bravo, signora. Lei guida? No, non come be... no? Lo giuro! Beh, allora lei guida. Nemmeno. Ma siete venuti tutti in autobus? Mi ha rimanente sto russetto vicino. Ma guarda, ma che le sono sentito, zia Maria, il signor Scapece qui è un cantante. Ma io so anche che ha le manine d'oro. In che senso? Fa l'imbianchino. Oh, veramente? Ha capito malamente la signora. Datemi bicchiere e basta. No, ho detto no, basta, no, non ne chiedete ancora, Ma io non lo... No, ho detto no, è finito. Mi chiedo scusa, ti fa sempre un scostumato e mi fa che figura e merda! E così fa l'imbianchino, No, faccio soltanto il cantante. Il cantante in bianchino! Wow! Che? Beh, sarebbe uno slogan fantastico per un lancio pubblicitario, no? Oh, mi la messa, ne capisci? Wow! E beh, io curo i minimi particolari quando prendo a cuore un artista, signor Scapice. Oi, chi sto fa passio? Tu pensi sulle soldi, munnez! A proposito, Chiara l'avete già conosciuta? Ma com'è buona sta Chiara? Brava! Che è buona, com'è brava! Com'è questa Chiara? È brava! È brava? È bravissima! Fa schifo. Per me è una cagna. D'altra parte, con un padre trombone ed una zia che ha una cornacchia, cos'altro c'è ad aspettarsi? A me interessa solamente il suo conto in banca. Chiara! Amore mio, ma dove sei che non ti trovo mai? Uffa, passione! Oh, ma questa è proprio una chiave che mi ha creato. Io vado a chiamare le ragazze, motion a me. Che la pizzetta mi ha avuto lo stomaco a fanno uscire dal buco. E allora, ragazzi. Commentatore! Proprio adesso dicevamo, ma quando torni il commentatore? Mamma mia, come state bello! Mi sembrate uno giardiniero ricco! Michele, la tua vita sta per cambiare? Sei forte! Commentatore, io sono forte, però pittore, non gli fa più! Ti devi elevare! Sì, ma pur se mi faccio di capo candiero, non gli fa! Segua il consiglio del commentatore! Ma faccio di fare, ma io voglio fuoco andare, perché già fa sto pittore! Ma allora, c'è... commentatore, noi la ringraziamo per tutti i bei consigli che ci ha dato e la salutiamo! Arrivederci! Non credo! Buonasera! Ma dove andate? E infatti, si è scialla! Ma tiene proprio la capa in mezzo! È il tè? No, io tè non pigliamo! E un tot? Mango tot! Oh, ma va... Che è tutto? Chi so? Ti però gli dia la borsa e gli faccia firmare l'atto. Vai tu, va. È tutto te, Caddi? Oh, te! Chi ci viene con cosa? Molto, dia, inizia, sentite, io te ci fa male la viscicola e smo zuccheri o caffè. Vai, mi ricordo, gli chiamo i guaglioni. E te decidi di... Rido! Ce ne dobbiamo andarcene! A me lo almo un caffè! Lasciatemi sullo zucchero, mi sta scendendo la pressione! Michele Scapece, il commendator Campese ha disposto una donazione a suo favore di 1 milione di euro. Lui ha già firmato, manca solo la sua firma. Guarda te, te! No, io ho pagato il mio debito con Emanuele. Mamma mia. Aspetta. Dammi la borsa. Dammi la borsa. Dammi la borsa. Rischiata. Acqua. E qua l'acqua. Su. 1 milione di euro! Il 20% di 1 milione! Quanto fa?
200.000 la borsa. Già è successo una volta che uno scapice è morto di infarto sul colpo. Non si preoccupi, avvocato Pivera, quello neanche un colpo in fronte lo può ammazzare. Nel frattempo, se vuole leggersi i documenti che ho preparato. Certo, avvocato Pivera, certo collega, io figuro, sono venuto apposta. Come andiamo qui? A me bene, ma lui non si riprende. Donazione di 1.000.000 euro a favore di Puntini Puntini, nato a Puntini Puntini. Quest'atto a valore di donazione per il primogenito di Emanuele Scapesce, nato a Puntini Puntini, e di Rosa Fumo, nata a Puntini Puntini. Ma quanta puntini ci stanno a Cancop? Firma del donante, commentatore Giovanni Campese. Mamma mia, che bella firma. Questo sono firmo. Firma del donatario. E caso volesse la firma di Michele? E permesso? E casa Campese? E l'avvocato Piparo? La porta era aperta, sullo zerbino c'era scritto benvenuto, ho detto grazie e sono entrato. Sul giornale c'era scritto la mia casa è aperta a te, vieni a prendere un tè da me. Eccomi qui. Ma lei chi è? Ferdinando Scapece. Ferdinando Scapece! Il primogenito! Ammo! Bisogno di aiuto. Sì, ha bisogno di aiuto, però lei non può andare là, lei non può andare. Va bene, sto qua. Sì. Ma lei è l'avvocato Piparo? Quale Piparo? Quale Piparo? Io sto cercando l'avvocato Piparo. Sono io, Piparo, sono e io. Lei, Piparo, sì, Piparo. La sua segretaria mi ha detto di andare alla festa di Chiara. Metta uno smoking, l'avvocato l'aspetta. Sì, ma... Mi ha dato l'indirizzo ed eccomi qui. Brava la mia segretaria. Faccia i complimenti da parte mia. Però non è lei la persona che stiamo cercando. Arrivederci. E ci scusi tanto per il disturbo. Ah. Avvocato Piparo, sì. Ma sul giornale c'era scritto l'erede vivente. Ebbene, non le sembro vivente io? Mi sembra anche morente, mi sembra. Le sembro morente? Carente, volevo dire carente. Ma io sono il figlio primogenito. Il primogenito, esatto, come risulta dal documento. Esatto. Ma non è lei il figlio che il commentatore Campese sta cercando, il primogenito? Papà aveva un altro figlio. Non suo padre, sua madre. Non la seguo. E mi deve seguire perché sennò mi imbroglio. Allora la seguo. Che cosa ho detto? Che mamma aveva un altro figlio. Esatto, l'annuncio apparso su tutti i giornali si riferisce al figlio legittimato di Emanuele Scapece, frutto però dell'amore tra Campese e Rosa Fumo. Mamma! La povera mamma, rimasta incinta del Campese, fu abbandonata in ospedale. Allora quando lo sciagurato, visto il bambino, non se la sentì di riconoscerlo. Ma lei va troppo veloce, io non riesco a seguirla. Ah. E perché non se la sentì di riconoscerlo? Perché? Ma lei lo ha detto, perché? Io ho detto, perché? Per il bambino. Quello è il neonato, che... Ma, poverino. Ma che era? Ma, che? No. Le orecchie! Bravo. Una malformazione. Teneva le orecchie di Topo Gigio. Il pupazzo. Esattamente.
E per questo non se la sentì? Sì! Ma che farabutto! Cosa che invece fece il primo fidanzato della mamma? E qui entra in scena Emanuele Scapece! Papà! Papà! Mi riposo un po' perché mi sono stancato. Prego! Grazie. Che appena vide il bambino disse subito: non fa niente, me lo prendo io a Topo Gigio! Che bravo, papà! E così sposò la donna, dando il proprio cognome al bambino, che si chiamò Scapece come lui, e di nome Gigio. Ma tu guarda, Scapece come me! E Scapece si chiamarono pure gli altri figli! I figli? Voglio dire il figlio, che era uno, cioè lei! Io! Nato dall'unione di Emanuele e Rosa! Papà e mamma! Che poi il signore si chiamò il papà. Ma... e si chiamò anche la mamma. Ma non si chiama mai a chi so io! Come dice, scusi? No, dico, chi so io per giudicare? Io non sono nessuno! Mamma mia, che storia! Ha capito adesso perché non è lei la persona che stiamo cercando? Beh, adesso ho capito. Ecco bene, allora se vuole andare, perché io ho tanto da fare, non posso trattenermi oltre. Avvocato Piparo, mi manca soltanto un particolare. Un particolare? Che fine ha fatto Topo Gigio? Questa è una bella domanda. Beh, Gigio è sempre mio fratello, no? Fratellastro. Fratellastro, si intende. Avvocato Piparo? Dove sta Piparo? Dove sta? Twitt Piparo, dove? Sono io Piparo. Certo. Stavamo appunto parlando di orecchie. Buonasera. Aiutami, che fine ha fatto Topo Gigio? Ci penso io. Che c'è? È uguale. Ma proprio uguale, uguale. Si diceva con l'avvocato Piparo, che fine ha fatto Topo Gigio? Il commendatore, il commendatore, sì. Il commendatore, il commendatore, il commendatore intende mantenere più stretto riservo sul figlio nato fuori dal matrimonio? Eh beh, posso capirlo, sono cose delicate queste. Mi dispiace, ma io non posso rispondere alla sua domanda. Dai! Mi lasci un recapito, se Gigio dovesse sentire il bisogno di vederla, sarà lui a mettersi in contatto con lei. Dai! Adesso, se vuole andare, conosce la strada. Sì, ma dai! È meglio che vada, faccia attenzione a questa signora che oltre ad incepparsi dà dei pizzicotti esagerati, ma ha lasciato un segno sul collo. Adesso tutti penseranno che è un succhiotto. Stai pensando quello che sto pensando io? Sono gemelli. Ma gemelli identici? Sì. Avvocato Piparo, dimenticavo, questo è il mio biglietto da visita. Ferdinando Scapece, vendita aspirapolvere porta a porta. Interessa il prodotto? No, grazie. No? Beh, magari interessa la signora, no? È una massaia. No, grazie. Beh, guardi, noi permutiamo anche il suo vecchio usato, sa? Le diamo un aspirapolvere nuovo di zecca, quattro velocità, sacchetti compresi, 33 rati a tasso zero. È un affarone. Sì, è un affarone, però noi... Allora le faccio una dimostrazione. No, le no. Ricorda il rumore del suo vecchio aspirapolvere come faceva? No, no. Quale? Adesso ascolti il nostro. Sì. Senta il rumore. È silenziosissimo. Questo è il rumore! Mi lascio un bigliettino, non si può mai sapere. Grazie! Grazie a lei. Avvocato Piparo? Sì? Ma le ho lasciato un bigliettino? No. Ma guarda che sbadato che sono. Glielo lascio, sa, c'è anche il numero di telefono, mi può chiamare anche di notte, grazie. Grazie a lei, ma è monozigoto. Non solo zigoto, tutta la faccia è uguale. Ma non volevo dire questo. Avvocato Piparo? Ma questa è una storia sconcertante. Cioè, io ho un fratello? Lei è il fratello di Topo Gigio. Ma cosa mi dici, ma? Ma come? Gli occhiali! Ah, ma io mi faccio i fatti miei, che t'engavri? Avvocato Piparo, Non credo che faccio finito, la commedia è finita, puoi pure chiamarmi avvocato forte. Perché lei è avvocato? Ma guarda che scostumato, vuoi che ti mostri la laurea? La laurea? Io ti faccio licenziare. E non le conviene, perché io solo posso aiutarla in questa storia. Lei? Aiutare me? Sì, caro avvocato forte, lei si è messo in un mare di casini. Ma dia retta a me, si affidi! Ma quali casini? Ma che affidi? Numero uno, il figlio primogenito di Emanuele Scapece non è Michele ma è Ferdinando. È un dettaglio di poco conto. Numero due, la storia di Gigi è completamente inventata. Ma è credibile. Numero tre... Qua stanno 50 euro, state zitta e stai con le orecchie aperte. Ecco, tieni.
Lei mi comincia a piacere, avvocato Forte. Tu invece cominci a stancarmi. Adesso devo andare in giardino, non posso perdere tempo. Vada e stia tranquillo. Siamo intesi, tu non hai visto niente. Io non vedo, non sento, non parlo, ma acchioppo. Mi raccomando. Vada tranquillo, in una botte di ferro. A proposito di botte, mi voglio fare un goccettino. Avvocato Piparo, mi perdoni, ho lasciato gli occhiali da qualche parte. Aspettavo l'autobus, sono salito su un camion della spazzatura. Eccoli qua. Lo sapevo che erano qua. Io sa, senza occhiali non vado da nessuno. Dov'è? Stanno qua. Non la vedo? Da questa parte, segua la voce. Ah, grazie, sai, io sento... Attenzione. C'è lo scalino. Esatto. Cosa fa qui tutto solo? Era venuto a prendere gli occhiali. Oh, buonasera. Spiritoso! No, ma lo sa che con gli occhiali lei ha un'aria più distinta? Ah, guardi signora, io senza occhiali vedo praticamente zero. E poi sembra diverso, ma tanto. Venga, venga con me al piano di sopra, le faccio vedere tutte le pareti da imbiancare. Venga, venga! Sta bene quella signora? Mi segua? Veramente un poco... pericolosa? No! Sicuro? Tutto a posto! No, è che non la vedo tanto per la quale, sa? Non è che approfitta di me sessualmente? Non te ne ha forse! Allora vado, signora, un attimo, mi aspetti che arrivo! Venga, venga! Oh, che caga visto il Silvio Scapece? È di sopra, è in giardino. Ha rintronato, sta di sopra, sta in giardino. È in giardino sopra. E state ferma con queste braccia. E comunque non può stare in due posti contemporaneamente. E questo lo dice lei? Che fai, è spiritosa, Filippi? Guarda che ti parto di capaccio pure a te, sa. Ma guardate questa, comunque... Oddio, oddio. Oddio, 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 un attacco di colite. Ma che ci avete messo dentro a quei pizzetti? Il Gutalax! Fammi un attimo al bagno, Filippi, che mi sto sentendo male! Ma non sono, Filippi! A bozza macchina, a bozza macchina! Piano, piano, piano! 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 Vado, commendatore. Se ha bisogno di me, sa dove trovarmi. Arreda la porta, non posso anche. Caro Michele, in qualità di tuo legale di fiducia, ti informo di aver letto l'atto col quale il commendatore Campese intende donarti la somma di 1 milione di euro! 1 milione di euro! Ma già pata tutte rie! Ma già catto me c'è! Ma già catto me c'è! Non fa vedere che ne avevo bisogno! Ma che mamma fa tutto sti soldi? Ha portato il certificato di nascita? Ha portato co? Certo che l'ho portato, avvocato. Allora lo butto. No, ma allora lo butto. Venga, venga. Ci sembrano che le Ferdinanda. Non ci capisci. Niente, niente. Tutto a posto. Avvocato Piparo, da questo documento si evince chiaramente che il mio assistito Michele Scapece è il figlio primogenito di Emanuele Scapece. Leggio là, popolo. Vai, come si chiama? Unico e solo, non ce ne sono altri. Lo metta agli atti. No. Non no, c'ero sbagliato, identico al padre. Ci somigliano tutti in famiglia, ma che li fanno con lo stampino? Come da dove? Ma la coppia adesso sta lontana la borsa. La stessa energia del padre. E quel musetto? Quel musetto chi se lo scorda? Quando se lo scorda è giusto musso. Ti ricordi gli obei obei? Caite le oba oba. Le ballerine brasiliane. E non mi ricordo mostri brasiliani. Ti compravo le meringhe dal bubunato. Che ha fatto? Il commendatore, ti compravo le maracas da bubuano. Ma chi è sto bubuano? Il venditore di dolci. Ma chi sono sta gente? Non mi ricordo. Non se lo ricorda? Non se li ricorda. E non mi ricordo, abbiate pietà. Scusate un momentino solo. Non mi ricordo. Ma perdromelo. Mi ricordo tutta a memoria. O bubulare le oba oba. Che la gente ancora sotto shock. Il colpo è stato pesante. Dopo quella scarica di idrolitina. Facciamo l'acqua frizzante. Adrenalina, striscia, adrenalina. Come dice il mio avvocato qui presente. Ho capito, volete consultarvi prima di accettare. Ma gamma consulta, mi sono chiamato un genio. Però cerchi mia sorella e la faccia ballare. No, io ci provo, ma non sono un gran ballerino. Senta, dottoressa Maria, vogliamo ballare? La distraccia. Buono, bravo. No, perché mia sorella non deve sapere niente. Mai dopo la firma ne parliamo. Hai capì? Dopo la firma ne parliamo. Perché non so se ve ne siete accorti. Ma che? Mia sorella è un po' attaccata al denaro. Ma voi che state dicendo?
non ce ne eravamo proprio accorti. Comunque, segretezza. Io non parlo, parlo, non parlo. Il commentatore, se ha bisogno di un ballerino, qua abbiamo Michele Bublé italiano. Ma avete capito chi sono io? Quello che canta la famosa canzone Ma si sta sudando in doco? Ridocco, ridocco. Ma si sta sudando in doco? Ridocco, ridocco. Mi dispiace, ma non la conoscono. Annaccia morta, ma anche chi sa la canzone? Se vi trattenete per la festa, magari me la fate ascoltare. E chi se ne manca? Come no? Michele, tu hai un ottimo legale. Chi è, chisse? Proprio tagliato per la professione. Io taglia sa capo, manco volevo far l'avvocato. Grazie commentatore, grazie, troppo buono commentatore, veramente grazie. Ehi, troppo buono, che è nato un problema da risolvere urgentemente. Franco, andiamo a parlare qua tutti, tutti e due. Ma quale problema, mi metterà film che coppa e andiamoci. Ma che mi metterà film, chi stai scendo? Che mi metterà film? Mi metterà film? Ma che mi metterà film? Una volta che hai firmato sei condannato. Tutti sti soldi. Aspetta. Non ti viene un dubbio, dubbio, ti succhi nel dubbio. Fammi riflettere un momento, già riflettere. Già riflettere un momento, no? Tu vuoi mettere in discussione la mia percentuale? No. Mi sono usciti alcuni punti neri. E ti devi fare la pulizia del viso. A me sta storia non mi piace. Guardate che si fa pure attendere. Un milione di euro, ma ti hai capito quanto soldo sono? Sì. Oh, e se sono soldi sporchi, riciclabile. Mi hai mai dato una percentuale pulita a me? Ma hai capito quando ha visto me? Non ma. Ma ti hai fatto o culo? Sì. Ma siamo 15%. Come? 15%. Oh, sapevo! No, 15%. Il rischio è tutto mio! Il rischio? Perché il commentatore dà un milione di euro al primo genito di Emanuele Scapè? Ah, questo è il rischio che dici tu! Oh, eitemi! E perché non ti sei chiesto fino adesso chi è il primo genito di Emanuele Scapece? Perché ho saci già! No, tu non sai niente! Ho sapis! Il primo genito di Emanuele Scapece non sei tu! È Ferdinando! Chi è sto Ferdinando? Tu hai un fratello gemello. Io? Venditore di scope elettriche. Che fanno sto rumore qua? Un rumore la rossa? A di mannaggia la fratata! Ah! Mamma mia. Ma tu che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi farmi capire questa cosa? Com'è che mi vuoi Io dire? Ho un fratello gemello. Ma questo è un fulmine sereno nel cielo. Che hai detto? Ho fatto sto gemello che questa cosa che io era l'oscurità è un fulmine sereno nel cielo. Non ho capito, ripeti. Questa cosa fa scolpore. Che fa? Fa scolpore. A che è scolpore? Quando una cosa ti scolpisce. È un fulmine sereno nel cielo! No, una prete ti scolpisce! Ma che è? La notizia fa scolpore! Ma che è sto scolpore? Che è sto fulmine sereno? Un fulmine non è mai sereno! Perciò fa scolpore! Ma che mi vuoi farmi capire? Che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi dire? Io ho un fratello gemello, questo è un fulmine sereno nel cielo. Ma vuoi finire o no? Ma non l'hai seduto sta cosa? O dici che sei mi dà televisione? Da televisione! Ho fatto un fulmine sereno nel cielo! Dici ne sto fatti da televisione! Quando la notizia fa scolpore! Cioè, in da televisione dici buonasera, c'è una notizia che fa scolpore! Esatto, è un fulmine sereno nel cielo! Non ci mai seduto sta cosa! Si dice un fulmine a ciel sereno! E se lo sai che non fai riuscire a fa! Ma come schifo! Perché tu ti devi divertere nelle mortificazioni! Ti devi. Ti, tu, il tuo sfigli, il tuo. Hai capito? Ma perché si potesse pure capire sta frase? Ma che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi dirmi? Ma che è che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi farmi capire questa cosa? Ma che è che mi vuoi farmi capire? Mannacci, c'ho un fratello gemello che tenesco. Picciò tengo di scaccadrete. Che tiene alla dreta? Lo dici di medici? Che fanno? Lo dici di medici? Che fanno i medici? Lo dicono i medici! Che fanno i medici! Giuro, lo dici di me!
Lo dicono i medici! E che ci trovo di chi? Lo dicono i medici! Un gemello avvertisce il dolore dell'altro! Tira sa sempre che scopo, ma a me mi è venuto il legno del disco! No, 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 non so come venire. Questo è un fulmine sereno nel cielo. Ma da voto, non da voglia amaretto. Ma che mi vuoi dirmi, che mi vuoi dirmi? Ma che sto parlando solo io? Ma che è che mi vuoi dirmi, madonna reta? Scusami, che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi dirmi a me? Ma io sto parlando con te. Sì, parla con me per farti capirti. Mi sto cavolendo, non sto capendo più niente. Franco, tu mi stai preoccupazione, tu mi dai preoccupazione. Ma che mi vuoi dirmi? Ma io con te sto parlando, perché mi voglio dirmi? Parlo con me, Franco, parlo con me. Una da voto, mamma mia, come ci resti in bacca a dita? Io mi sto cavolendo. Sentimi a me. Tu sentimi a me. Mi voglio dirmi che tuo Franco taccio che ci fa? Franco, ma come parli? Come parli? Ma che ti sta taccio succedendo, Franco? Che ti sta su taccio? Ti, taccio! Ti taccio a cinere a te! Taccio a cinere! Franco, io voglio sapere questo, ma che mi vuoi dirmi? Che mi vuoi farmi capirmi? Mo te lo dico piano piano, perché non c'è una mascia a cadere. Parlo piano piano, piano piano piano. Emanuele Scapesce. Papatema! Papata! Vai, papata! Io, papata! Il mio papà! No, papà, titi! Titi! Frank, ma come parli? Emanuele Scapesce. Papà! Bravo! Aveva due figli gemelli. Ma tu che stai dicendo, Franco? Ma che faccio? Emanuele Scapesce. Papà! Aveva due figli gemelli. Ma tu che stai dicendo, Franco? Ma non lo capisci? Vuoi dire una volta, fra! E tu dici tu che stai dicendo? Come la dice? Ma si dice che stai dicendo, ma dici che venerò! Pallo, Franco, pallo! E allora mi cotta si state zitto, ma lo so io! Taccio! La miseria, taccio! Emanuele Scapesce aveva due figli gemelli, ti assagito! Uno viveva con lui a Milano e quello non sei tu! Piazza zitta! E un altro viveva con lui a Napoli, e chi sei tu? Parla! Questo è un fulmine sereno nel cielo! Era meglio che tu stia zitto! E sto pettinando, ma addosso! Se n'è andato! Gli ho raccontato una storia incredibile, una palla esagerata! E chi se l'ha ammuccata? Ah, che vuoi, dai, che un gemello si ammucca, palla esagerata! E perché anche lui è venuto qua? Perché anche lui è venuto qua? Perché anche lui ha letto l'annuncio sul giornale. Questo è un fulmine sereno nel cielo. Saninda, è diventato un modo di dire. Ma ti posso farti una domanda? Farmi una domanda. È proprio tale e quale a me. Uguale, identico, tale e quale. Ma finiscilo! Uguale. La giacire. No! Tu finiscilo. Finiscilo nel senso di non andare oltre. Ferma. Dacci più come dacci. Ma è proprio uguale. Ma tu eri così, scusami. Fammi capire. Sì, no. Ma proprio, senti, ma Franco, è proprio simil pelle. Yeah, no. Poi. Il set plastica. Oh. Si è rifatto. Ma che è simil pelle? Che vuoi dire simil pelle? Tu mi fai scema a me, che è simil pelle? Siamo tutti quanti i pelle. Noi siamo tutti l'essere umano, è fatto di pelle. Io mi faccio male. No, siamo di pelle, ma non siamo tutti simil pelle. Ma che mi vuoi dirmi? È per fatti capirti. Ma io non so che tu mi stai ammiscando questa malattia a me. Ma io non so che venne più niente. Beh, Franco, una volta io andai a comprare un divano di pelle. Era pelle originale, c'è CO 2500, c'è CO, vedi qua, pigliato qui, sta uscendo, è simi pelle! Uguale! Michele, io me ne ho una curiosità sola, ma perché si dà gente che è venuto un divano qua? Ma è un esempio per fatti capire! Ma tu mi fai capirmi?
Come stai parlando in un divano? Sto parlando di un essere umano! Ma fatti capire se è proprio uguale uguale! Ma sì, è no, se è Bill Pelleis! Ma che dici, è uguale! Oi, dai, qualcosa di diversamente da me! Oi! Hai ragione! Hai visto? Hai ragione! Che o no? No, no, no! Su li tengo su una, non è possibile! In una cosa si distingue! Dove? Oi! Parla italiano! Perché io che lingua parlo? Tu! Tu parlo italiano! Ma italiano non è italiano! Come? Italiano per italiano fa italiano! E addosso mo sto fedele! Se n'è andato! Ma sei per caso? Sì, ma mo se ne è giù! Mo se ne è giù! Se ne è giù! Voglio vedere! Voglio vedere! Se n'è andato! Voglio vedere! Ma lo vuoi vedere? Vieni qua! Voglio vedere! Voglio vedere! Vieni qua! Michele! Amma perdere un milione! Ce ne fotte su gemello! Hai detto che tale e quale a me si mi pelle! Due gocce d'acqua! Basta, mo attento aspetti come se avessi visto! Ah. Meno male che se n'è andato. Meno male. Un c'è mai un commentatore per chi si muove i soldi, a chi la muove so, due i soldi, a chi è tu. Io ho finito la pazienza per dei soldi, Ah, ci sei arrivato finalmente. Mo sono venuto io. Hai capito perché mi devi dare il 20%? Spesa a carico tuo. Sì. Mance compresa. Va bene. Guarda, mo leva la bocca, madonna. 20%. O dice no. 20! Dice no. 20! Dice no. 20! O 20%. Ti schifo proprio. Già si approfitto. 4, 7, 14, 21, 54. Ogni tanto ci dobbiamo divertere, giochiamo la moffa. Ma che è sta moffa? Come si dice su gioco? La morra. Ah, giochiamo la morra. Hai ta moffo scendo, sta proprio. Mi dispiace, non ho potuto fare a meno di sentire. E tu pareva. Stavo pensando, visto che adesso siete benestanti, dovreste darmi qualche mancia più adeguata per tutto quello che faccio per voi. Signora Cleopatra, il reparto mangio sta là, l'abbiamo appena stabilita. Ma perché tu che fai per noi? Vi tengo informati 10 euro, vi metto in guardia 15 euro, vi assisto 20 euro. Questa è la tariffa e vi ho fatto un bello sconto. Ci ha trattato, si può fare, eh? Non vogliamo essere assistiti più, basta. Perché? Ma chi sei? C'è? Non la tariffa. Vabbè. No, aspetta. Vorrà dire che da questo momento in poi le maniglie rimangono sporche. Oi, rimane le maniglie sporche! Meglio! Come meglio? Peccato, perché io adesso avevo una cosa importantissima da dire. Oi! No, no. Ma non palla! Non palla! Non palla! E vi assumete voi la responsabilità! No, signora Cleopatra, se l'assume lui la responsabilità! Che brutta, questa responsabilità qua è brutta! Quanto è brutta che è la responsabilità! Me la assumi la responsabilità, ma qual è il problema? Esatto, sei. E vuoi che mi faccio mettere in capanna con me? Esatto, signora, non si preoccupi, io mo parlo. Prima non parlavo, mo parlo. Lui accetto, che se non accetta, che accetto, lo taglia a capo. Oh, Filippi, scusami per prima, ma io mi dovevo proprio liberare. Stammi un attimo a sentire. Te parli italiano? Mi arrancio. Ecco, brava, mi devi fare un favore. Dipende. Certo, ci mancava pure la Filippina a chiappona. Tiè, tiè euro. Vuole il resto? No, tiètelo. Allora, se vedi quell'infame del mio ragazzo in giro, gli devi dire che è arrivata qua notizia che stavamo aspettando. Che notizia? Ah, Filippi, te devi svegliare. Gli devi dire che sono incinta. Mi raccomando, non ti scordare che è importante, eh. Io mi vado a fare una bella baciata, così smuovo pure un po' il pupo. Se vediamo dopo, ciao, le. Glielo dirò. Bene, 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 bene. Allora, quello è il piano di sopra. Complimenti, una bella casa. Ah, grazie, venga, venga, venga. Dunque, questo ambiente già l'ha visto. Non me lo ricordo da prima, signora, grazie, arrivederci. Bene, 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 adesso mi segua. Venga, andiamo in cucina. Mi porto a vedere anche la cucina. Sì, 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 in cucina, è molto importante. Venga con me in cucina, venga. Guardi, guardi un po' la cucina. Tutta umidità qua, mamma mia. Che le dicevo, quelle brutte macchie di umidità. Questo con pochi soldi ci rivernicia tutta la villa, nene. Bisogna risparmiare, certo, con tutto quello che mi costa lei, Caterina. No, 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 ma guardi, ma giusto una passatina, La verità, con quello che mi paga, se non arrotondassi a modo mio. Ma mettelo un leone, ma mettelo un leone, signora, non si preoccupazione, è venuto qua di sua spontaneamente volontà.
Ci siamo consultati avanti di quello che sai. Io non parlo. Oh, e non parlo. Dammi un 10 euro. Ne voglio 30. Eh no, prima hai detto un'informazione, sono 10 euro. Sì, ma adesso le informazioni sono due. Ma tu hai detto 30. Più IVA. L'IVA è importante, la fattura ma scaricò. No, noi fatturiamo. Prima ha cominciato a pagarsi il tasso, sì o no? Tenga 50 intero. Tagagni, vieni ecco. T'ha fatto. Il resto è chiusa la cassa. Ma questo è furto con destrezza! Ti sta accorto che stai non risucchia! Avanti di quello che sai, muoviti! Presto, venite qua subito! Una cosa importantissima! Ferdinando è ancora qui! Uccellalo lì! Sì! È con la dottoressa Amalia! Gli sta facendo vedere la casa perché crede che sia lui! Oh no, lui! Hai stato qua da palla esagerata! Non può essere, io l'ho visto con gli occhi miei, se ne giù! Tu non vedo bene! Avanti, la seconda che conosci, muoviti, ho messo 30 euro, anzi no, 50! La seconda notizia è che la sua fidanzata le manda a dire che presto lei diventerà padre! Povera creatura! È arrivato testo! Sì! È arrivato, sarò sì, padre! Ma... c'è tu Frido! No, allora, vieni Frido! Qua! Vieni qua! Frido! Michele! Amma perdi un nome di uno! C'è il voto è su creatura! No, io direi ci voglio ancora 9 mesi, no? Mica nasci domani mattina! Salto diemo uno a tua in clinica, porto qualche zucchero e caffè e sigarette. Ma che sta in galera su creatura, porto zucchero e caffè? Ma che dici? Che si porta un creatura? Ma che si porta? Un latte, un ripannolino. Porto un sicchio e latte, Un sicchio e latte? Che fa, truvitello? Da zuppa a brioche. Mica! Se vedono te e Ferdinando insieme, scoprono tutto! Ci Pascella, ma la notizia mi sono fatto bene. Tu ti devi nascondere. Perché? Perché ci dobbiamo prima liberare di Ferdinando. Poi firmiamo contratto, ci pigliamo a polso e chi si è visto, si è visto. E chi si è visto, si è visto. Dove ti posso nascondere? Faccio cuscino coppo di vano. O cuscino nel coppo di mano bianca. Spezzi che è una bellezza. Ma sotto zitto. Dove ti posso nascondere? Metti sotto carruccio lui. Ma no, è piccolo. Quindi io mi faccio piccerillo, piccerillo. No, Michele, non... Beh! Ah, ragazzo, ma che fai? No, commentatore, ha perso la lentina. No. Si riporta le lenti a contatto. Sì. Ma quando... Qualche volta anche gli occhiali. Sì, mi ricordo, anche da piccolo portava gli occhiali. Ma che culo. Caterina, ma non stare lì impalata, fai qualcosa, cerca. No, noi no? Te lo dica, commentatore, no. Che lo già cerca abbastanza. C'hai stato mia zanavi, commentatore, c'hai. L'hai trovata la lentina? Brondolo nel buio, commentatore. Eccolo, commentatore, l'ho trovata, smetti di brondolare. Ma che culo, come ho fatto a darlo? Ma me la metto... Allora, che mi dite, vi siete consultati? Certo, commentatore, era solo una piccola formalità. Beh, ho avuto un attimo di smaltimento, ma subito recuperato. Allora, dico a Pipero di firmare l'atto. Facciamo presto presto, e sta fa un paio di matrimoni, avete capito? Caterina, sai se Pipero sta ballando con la dottoressa Malia? Che ne sacci, sacci fatti e Pipero sono fatta a guardiana e Pipero sono fuori un giardino a presa Pipero che lo sta facendo Pipero. Io tengo che fa, ma che mi hanno fatto a me sto Pipero. Sono mortificato. Mortificato? Che l'ha da morì proprio? No. Io la caccio e mi prendo una filippina. E fate bene. A proposito, Michele, dovresti aiutarmi. Ho fatto filippina a me, che sta giocando tutte cose. In che cosa le possiamo essere utili, commentatore? Oh, c'è un certo Costa. Ah, a chiavaco! L'avete conosciuto? Certamente. Gira intorno a mia figlia, vorrei che non avesse la possibilità di farle una regolare proposta di matrimonio. Io posso fare niente, sono fidanzato. Commentatore, non si preoccupi, me la vedo io. E viratelo tu, perché Frida è geloso, che lei è capace. Me la vedo io. Va bene. C'è un supplemento per lei, se mi fa questo favore. Un supplemento? Sì. Me la vedo io! Quando avere i soldi non ci veri più, commentatore. Che cosa bisogna fare? Dovrebbe tenerla occupata. Se la vede Michele, potrebbe insegnarle qualche passo di ballo. Lui balla che balla che balla, Mo balla, non ci veri più. No, sapete, un giorno Chiara erediterà un mucchio di soldi. Non voglio che quel Costa ci metta le mani su. Commentatore, non si preoccupi. Costi quel che costi, il Costa si scosta. Fatta battuta. Bene, avvocato Forte, vado a dire a Chiara che Michele è qui. No, un momento, commentatore, sì. Mi scusi, ma come faremo a riconoscerla? Noi Chiara non l'abbiamo mai vista. Non l'avete mai vista? E non c'è stata ancora l'occasione, diciamo così. No, rimediamo subito. Per caso qui un suo CD, ma grafica contemporanea non rende merito. Ma per carità, carina, commentatore. Bella. Molto carina. Fare bon, complimenti alla figlia. Bella. Carina. Mrugarmi, la figlia d'Avatar. Ma anche una botta la pozzola, già sta tutta ammaccata. A botta in capo, Tris. Ma noi teniamo problemi, Ferdinando, che lo pensa a botta? Io prima a botta e poi problemi. Che quando arrivi nei problemi manchi ciò a botto riesci a dare. La miseria.
Bella filosofia di vita. Filosofia di botta. Dove ti posso nascondere? Ma mettiamo una parte! A cadrate moderne! Il vetro è stato creato apposta per favore, chi l'ha non si mette a reto vetro! Ne fume, non fume! Ma tu ti posso nascondere? Sta reta culon, noi moderna reta culon! A reta culon, stai a nanza culon! Mannaccia culon, mannaggia! Che ne dici se ti nascondo fuori a terrazzo? Fa freddo, la forza, ne scena, la voce un po' si canta giù, hai pensato a c'è ma tu che buono! Ho trovato! Ha asciuto questo? Boh! Lo nascondiamo nel mobile bar. A do? Buona idea! A me in da nicchia. A me in da nicchia. Neanche quando moro mi metto in da nicchia. A ma perdere un milione. Per un milione mi metto pure un danno sassofono egiziano come una mummia così. Vai, a mummia che sono sassofono egiziano. Diventerò padre. Vai. Ha già festeggiato. Sta pure oppino grigio. Capito? Giuri giù. Brava Caterina. Fai una cosa, trovami Ferdinando e portamelo qua. Vado. Vai. Vado. Vai. Vado. Ah. Vai. Vado. Vai. Vai. Vai! Queste sono le ultime 50 euro che avrai. Non si preoccupi, li investirò bene. Fai investimenti tu. Gioca i cavalli al punto snai. E vinci. Mai. C'è soldi buttati. Non ti muovere di qua. Sto troppo bello qua dentro, fra. Ah. C'è sto pino grigio. No, vuoi soppino. Ha visto quanto sono brutte quelle macchie sull'intona? Oh, ma tu che fai, cavolo? E la dottoressa mi sta facendo vedere tutta la E poi a tempo perso, quando ha voglia, si fa una bella passatina. Ma quale passatina? No, non le dia retta, non sta bene con la testa. Anche la maggiordoma prima mi ha fatto questo gesto. Ah, stiamo già svitando le lampadine. E già, bisogna togliere per poi fare la passatina. Però mi raccomando, non mi fate richieste esagerate. Prezzo congruo, rispettate l'amicizia con il commendator Campese. Campese? Il farabutto! Cosa il farabutto? La richiesta, solo un farabutto potrebbe fare una richiesta esagerata. Oh, e poi c'è un forte vincolo che lega le famiglie Scapece e Campese. Lo so! Topo Gigio! Oddio. Ha detto Topo Gigio, ha detto. Topo Gigio. Senta, però io lo vedo un po' strano, ma che cos'ha quel ragazzo? Ha notato anche lei, l'alcol. Non regge l'alcol. Si ricorda prima qua con lo champagne. Ah, perciò parla con quella voce. Ma quale voce? Ne riparliamo appena avrà smaltito la sbornia, Michele. Ma perché continua a chiamarmi Michele? E come vuole che la chiami, Michele? Ma mi chiami Ferdinando. Veramente, non regge l'alcol, Scusi, ma perché vuole che io la chiami Ferdinando, Michele? Se lei si chiama Michele e non si chiama Ferdinando, Michele. Non ho capito. È veramente ubriaco, guarda. Allora, no, ma se non regge l'alcol è meglio chiudere a chiave il mobile. No, eccolo qui, dai, io devo andare, mi scusi. No. Se mi cerca l'avvocato Piparo, e gli dica che io sono in giardino, perché fra un po' cominciano i balli latini. No, mi dispiace, ma io non posso ballare con lei. Ma non me lo sogno proprio, sa. Io ballo solo con Piparo, Michele. Sono felice per lei, Ferdinando. Oh, è veramente ubriaca. Hai ragione lei, non sta molto bene. Ho visto? Ha detto a lei se vede Piparo. Però quello dice a Piparo se vede Piparo quando Piparo sono io. Che grave, ho visto fatto. Continuava a chiamarmi Michele. È persa. Ma chi è questo Michele? Chi è Michele? È un'ossessione, Michele. È un tormento. Una delusione d'amore? Bravo! Oh. Una delusione d'amore! Oh. La povera dottoressa Amalia fu sedotta e abbandonata da un mascalzone, un certo Michele! Che farabutto! Si tolga questi occhiali, li dia a me. No, non vedo niente senza occhiali! Sì, però Michele, il mascalzone, non portava gli occhiali! Ho capito, ma... Stia attenta allo scalino! Ma la signora ha detto che stavo benissimo con gli occhiali! È volubile, cambia idea, se incazza ti chiama una cosa in capo! A me? Sì, a lei! Non si muova dal divano perché io devo andare a recuperare le chiavi del mobile bar! Venga presto, dovesse arrivare all'improvviso. Venga con me, faccia una cosa. Si mette davanti al mobile, stia attento allo scalino. Così. E mi raccomando, non faccia avvicinare nessuno. Abbia pietà. Abbio.
In questa casa sono tutti pazzi. Perché non devo far avvicinare nessuno al mobile bar? Che c'è adesso? Prendo! Apri! Chi è? Son Michele! Il farabutto che ha abbandonato la dottoressa? Ehi, non conosce! Senta, io non la conosco, la prego di non offendere, sa? Scusa, ma tu chi sei? Io sono il fratello di Topo Gigio! Ehi, sono frate Pluto! Ehi, Topo Gigio! Allora stiamo! Non posso, l'avvocato Pipro è andato a cercare la chiave del mobile bar! E digli di fare presto! Io ho già fatto fuori una bottiglia qua dentro! Ha già fatto pipì! Deve fare la pipì! Trattenga, vado a cercare qualcuno, ma io non ho gli occhiali, non posso andare fuori. Ma che ha fatto? È uscito fuori? No, andavo fuori a cercare l'avvocato Piparo, che intanto è in cerca di lei per cercare la chiave del mobile bar. Dov'è la chiave? L'ha presa la dottoressa Amalia. Ci penso io. Ecco. Anzi no, faccia una cosa. Che faccio? Venga con me. Vengo. Attenzione con lei. Allo scalino. Sì, me lo si metta prima. Qui davanti al mobile bar. Ancora? E non faccia avvicinare nessuno. Me l'ha già detto l'avvocato. Io vengo subito. Ecco, faccia presto, deve fare la pipì. Si trattenga. Ma poi io, c'è un uomo là dentro. Lo so, Michele. Ferdinando, mi chiamo Ferdinando. Michele. Ferdinando. Ha visto la dottoressa Amalia? È fuori in giardino. Grazie. Sta ballando con l'avvocato Piparo. Dice che lei balla soltanto con lui. Con me? Ma no, con lui. Con me? Santo cielo, con lui. Michele! Aridonghe te! L'avvocato Piparo sono io, non mi riconosce. È lei? Ma io non ho gli occhiali, ma si è allungato, ma tanto. Ah beh, giovanotto, deve essere stato uno shock per lei ricevere un milione di euro dal commentatore campese. Se non riconosce più le persone che ha visto 10 minuti fa. Amalia Birba Birba, dove si è cacciata? Un milione di euro, io? Preso tre le chiavi, qual è la chiave? E che avvocato Piparo? Sì? Lei è un bugiardo. Come? Topo Gigio non esiste. Ah, allora lei non guarda la televisione? Io la guardo la televisione, se lei mi ridà gli occhiali, dove va? Riesco a vedere anche quello che trasmettono in televisione. Eccolo qua, lei è un bugiardo. Caterina, vuole dire al signore che persona sono? Subito. Lascia perdere, sono un bugiardo. Qui c'è un mobile di legno che parla. Ma che c'entra, pure Pinocchio era un blocco di legno e non parlava. Sì, ma questo si chiama Michele. Michele? Ecco. Io vado a servire i drinki. No, aspetta, vieni qua. La sua complice sta scappando. Ti pago la mia complice. Lei non è l'avvocato Piparo, ma ha raccontato un sacco di menzogne. No. Si vergogna. No, un momento. A tutto c'è una spiegazione. Anche il milione di euro? E va bene. Io adesso le dirò tutta la verità. Lei lo deve fare. Io mi chiamo Franco Forte. Ecco fatto. E sono l'agente di spettacoli del suo fratello gemello, che si chiama Michele, fa il cantante e sta in questo mobile bar. No. Sì. Io ho un fratello gemello? Sì. Che fa il cantante? Sì. Michele! Ma questa notizia mi arriva come un fulmine a ciel sereno. Ui! Me lo sentivo, perciò questa voce del cavolo. Che? Lo dicono i medici, sa? Che? Un gemello avverte il dolore dell'altro. Lui canta e a me brucia sempre la gola, guardi! No, per cortesia, cominciamo con questa storia in adavoto. E fai il cantante? Sì, canta, ma si trasuta in tuo cuore, ma non la sa nessuno. No! Ma si trasuta in tuo cuore, in tuo cuore, in tuo cuore. Ma si trasuta in tuo cuore, in tuo cuore, in tuo cuore. La sa, la sa, mannaggia miseria. Una volta che trovavo uno che la sa, non lo posso dire a nessuno. Lo scaricate da internet. E il milione di euro? Michele! Deve ricevere la somma dal commendator campese, che per i sentimenti di amicizia che lo legavano ad Emanuele Scapece ha deciso di donare al primogenito. Ma il primogenito di Emanuele Scapece sono io. Potrebbe anche essere Michele, non si sa! Ma come non si sa? C'è il certificato! Intanto, se il commendatore si accorge che siete in due, potrebbe cambiare idea. Potrebbe? Giovanotto! In quella borsa c'è un milione di euro in contanti! Mi stia a sentire! Dividiamo a metà. Dividiamo. Caro Ferdinando, si faccia da parte. Michele in tasca il milione e poi ci mettiamo d'accordo per il mio 20%. Sì, d'accordo. D'accordo, facciamo così. No, ho capito male. Sì, guardi, facciamo no. Così. Ma guardi che così. Il mio era un d'accordo interrogativo. Non era un d'accordo affermativo. Non mi interessa quello che sto dicendo. Mamma mia, che gnocca. Papino mi ha detto che l'avrei trovata qui, volevo presentarmi. Sono Chiara Campese. Piacere. È lei il signor Scapece? Piacere. Molto lieta. Piacere. Io sono Franco Forte, il suo legale. Lui è l'avvocato di Michele.
Lui è il mio avvocato. Piacere. Piacere? Signor Scapece. Michele, mi chiamo Michele, mi chiami Michele. Va bene, Michele, venga. No, ma mi dia del tu, mi dia del tu. Sì, ok. Stanno servendo i drinks, Michele, in piscina. D'accordo, è proprio una bella gnocca, signor Forte. Ma non interrompo. Andiamo a bere i drinks. Vedo che avete fatto conoscenza. Signore, la prego, ho già visitato tutta la casa. Beh, no, c'è ancora zia, da vedere. Zia, stavo giusto invitando il signor Scapece sulla piscina. Stanno servendo i drinks. Andiamo a bere. Andiamoci piano con il signor Scapece. Non regge l'alcol. Ma brave, andate a ballare in piscina. Scapece vi raggiunge dopo. Ma sia dopo, andiamo. Deve smaltire. Balla, ma come ci permette con la signora? Credi che sia un alcolizzato? No, io... lei non può muoversi di qua, mi dia gli occhiali. Ancora? Sì, si metta così, che io devo andare a prendere le chiavi giuste. Ho preso le chiavi sbagliate. Signor Forte, è proprio carina la signorina Chiara. Mi sono spacciato per Michele. Crede che dovremmo cambiare il nostro accordo. Dopo, ne parliamo dopo. Si metta così, che intanto Michele è ancora chiuso nel mobile bar. Stia così. È proprio carina, gentile, tenera, elegante. Oh! Ma li mortacci è un'ora che te sto a cercare! Ma andate a rifrattato! Ma che ce l'ha con me, sta pazza? Amo, e non gioca! Ce l'avevo fatta! Son cinta! Diventerei padre, non è meraviglioso? Vieni qua! Oserei dire miracoloso, signorina, io non sono il padre, non posso essere il padre del suo, anche perché, signorina, le posso confermare che l'ultima volta che ho fatto sesso, perché io ho fatto sesso, è stato... Va bene, non è stato ancora. Ripeti un po'? Ripetere cosa? Ma perché parli così? Ma così come? Ma pare il fratello di Tavo Gigio! Senta, signora, scusi, lei è affascinante, però... Ho capito! Tu ci avresti il coraggio da cannarmi a me! No! Ma che sgrazia! Io te c'è coraggio! Questo non vuole ammettere essere padre né di figlio! Ma chi? Michele! Ma è padre di chi? Per mio! Io che lo sto ancora là! Michele mi ha scambiato per l'altro! Vada via! Michele! Michele, ma dove vai? Ma è andato! Frida se n'è andato! Frida, ho saputo, congratulazioni! Avrà, ma che gli è successo a questo? Io non riconosco più! Ma come che gli è successo? Frida, avere un bambino è un trauma! No! Ma sì, che lo sanno tutti! È la sindrome di Peter Pan! Avrà, ma che stai a dire, Namo? Oh, ma che sto a dire? Quello è l'uomo bambino che non accetta la paternità! Dici? Dico sì, dico! Ma allora perché tutte quelle chiacchiere? Era così contento, era! Io non sei così distaccato! Guarda, Frida, ci vuole pazienza, vedrai che col tempo tutto si aggiusterà, dai! Sì? Sì, Frida. Ci vuole tanta pazienza, fra... Ma io gli strappo il cuore e me lo mangio a pezzettini! Ecco qua le budella, ma ci faccio una bella collana! E sbagli! Ecco qua la palla, una bella borsa, il famone! Frida! Che si può fare una cosa vegetariana, mannaccia miseria! Un bastavo Ferdinando, ma pure Frido, lo sarà puto! Ah, via a me! E un via le bottiglie su! Perché? E già c'è ciò, allora la fa! Mica, che combinato? Vedi per qua, non ce ne accorgerà nessuno! Prima le ho svuotate e poi le ho riempite! Non ho capito, mica, che hai detto? Le ho svuotate e poi le ho riempite! Mica! Come l'hai riempite? Con tubo! Mamma mia! Sa miseria, mannaccia! È buono, Pino Grigio! Sì. Fai i complimenti al signor Grigio! Mica, abbiamo un problema grave! Che ce ne fottimo in mezzo! Non metteremo ancora i soldi, mica! Li avremmo! Mica, se continuo con Pino Grigio, non li avremmo! Due bottiglie! Quando non li fa, mica! Abbiamo un problema grave! È pagare, qualsiasi problema, a nome mio, è pagare! E vedi se mi fa finire parlare! Mica, Ferdinando! Non te ne incarica! Con Ferdinando ci parlo io! Come ci parlo tu? Si non ne capisci nu frate, chi date? Oh mamma mia! Ma rovai, mannaccia miseria! Arro voi, vieni qua, mannaccia! Ci ho già parlato io con Ferdinando! Ehi, tutto a posto! Tutto bene, già giusto bene! Tutto bene, giusto bene! Ah, ci siamo già messi d'accordo! Ehi, tutto a posto! Tutto a posto! Tutto ok! Tutto ok! Dividiamo a metà! Ehi! Chi c'è? Chiama una cosa, chi sei?
Ma che vuoi a me? Che fai un padone che hai sotto me? E che era fa? Dai, ma io lo conosco, a tu fatti no! E che era fa? Diamo il signore lo commenta cosa, mettiamo la firma, pigliamo i soldi, andiamo a casa! Aspetta, abbassa pure! E là lo vedi, non si ha commentatore? Ma non si chiama Tore? Ma che coso? Indossa! Ma non è che l'ammazzo! Indossa! Mi sta trovato! Io non ho fatto niente! E perché mi vuoi mettere ad essere padre dei miei figli? Io! Guarda che ti parto di capo! No! Te sto per partire! Fida, non partire! Partire un po' come morire! Ecco una capata su morire subito! Fida! Allora sarò vero, sarò padre, ho visione mamma! Amica, ma che sei scemo? E comunque non mi parevi tanto contento la prima volta. La prima volta? Perché io stavo secondo e non mi sono accorto. Da quanto tempo sto nel mobile? Chi hai frequentato? Mo, ti mente. Amica, ma che te sei bevuto? Coppio grigio. Lascia vedere, mi pare che sparino il carbonaro, via con me. Vieni, vieni. Andiamo, che te faccio vedere una bella cosa. Poi andiamo, faccio una cosa a letto, mo. Ce l'avevo da far noi. No, no, Arumai, Arumai. C'è Chiara. Chi? Aspetta, no, no. Ma hai scudato, però. Tu vieni a roba, ma già fai andare a stagliare. Che te devi fare? No. No, il balletto. Devo insegnare i passi. Perché non sa camminare, sa chiama. Che si capisce sempre una cosa, però, non sa ballare, capito? No. Guarda quello che ti parto, Non può sta sempre fare in partenza, ti sembra la valigia pronta. Te. Non sa ballare, io devo insegnare i passi. Ma puoi partire. Ma quindi voglio dire le belle donne. Ma ho belle donne, Vito, belle donne. Che dai, sta tutta ammaccata. Davvero, sta tutta ammaccata. Ma giù. Ma vorrei vedere a questa. Piglia qualcosa. Piglia, facciamo. No. Aspetta, ce l'hai pure a me, per favore. Ma comunque non ti preoccupare. Che ci penso io a Maccalla? No, qua chi è? Oh, mannazza! Ma tu chi sei? Ti bravo da Marino! Che la palla fuori succede un burdello! Hai sentito? Dove sei? Ho sentito! Ecco, andai! Adesso! A quanto pare le cose si stanno molto complicando! Molto! Ma io ho un piano! Ma è normale che te l'imma chiesto! Quanto costa? Per 500 euro, Ferdinando, ve lo faccio sparire. Amro, amro, che sto soldo su magne creature. Ascoltami bene, lascia perdere Ferdinando, costa troppo. E io sono la chiave, che vuoi? Castano 50 euro, vita Michele, porta in luoghi in cui nessuno lo può vedere. Che sto parlando? Forza! Senti, mi devi portarmi vivo, capito? Mi devi portarmi vivo. Vabbè, per 100 euro lo nascondo in cucina, va. Si può fare in cucina, si mangia sto biscippino, io. Ma dove vogliamo arrivare? Che sto messaggerando? Ehi, 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 la mia vita vale meno di 100 euro! Shhh, la miseria, mannaggia! 700 euro, silenzioso! Ding! Pure tu! Tu! Pure tu! Bene, sì! Pure tu, pure sì! Ma che dici? E adesso? Andiamo in cucina. Oh bravo. A me questo non mi piace. Dammi una cosa in più, questo me la mia. No, vai tranquillo. Franco, se non mi viene così, vieni a cercare. Vieni. Dopo niente, signor Dupo. Mamma mia. Avvocato Forte! Salve! Giusto lei stavo pensando! Anche io! Senta, avvocato, il suo Michele inizia a darmi un po' fastidio. Sul ragazzi, quindi... Io ho i miei piani per Chiara. Padronissimo! E non includono il signor Scapece. Devo andare. Sarei molto seccato se sapessi che, come dire, sta cacciando nella mia riserva. Ah, ma se si tratta di caccia, allora, in bocca alla quaglia e mica il migliore! Cioè, io, avvocato, questo che? È certo. Senta, avvocato, io ho investito molto tempo e denaro dietro a Chiara e non intendo rimanere a mani vuote. Credo che le sia molto chiaro ora il mio punto di vista, no? Beh, visto così da vicino è più che chiaro, non è che... Bene, bene, ci sapevo... sono dubbi. Cos'è quello? No, niente, è uno stereo... No, che quello che è in mano, questo, preso da qua. Sono atti riservati, roba di famiglia, lasci perdere, perché... Prego, vuole dare uno sguardo, faccia pure.
Un atto di donazione? Sì, ma non cosa nostra. A favore di Michele Scapece. È uno scherzo che stiamo un facendo. Atto, sì, sì, uno scherzo a un amico. Dia qua, dia qua, dia qua, dia qua. Legga, 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 legga. Per il valore di 1.000.000 euro. Sì, ma... Amico, a che gioco giochiamo? E che vogliamo giocare a nascondino, si volti. Ah, vuole giocare a nascondino, ma dove va? Aia, la vecchia. Tana! Mi fa male. Come fatto a... Senta, ma il vecchio ha perso la testa o cosa? Guardi, non so di che cosa sta parlando, non conosco né il vecchio né la cosa. Beh, staremo a vedere. Mamma mia, piano! Non me lo calmo, è chiuso, Mandela, è chiuso, è pure armato. Hai sentito? Dove sei? Ho sentito. Hai visto quante complicanze che ci stanno? Ma per fortuna ci sono io. Questo non è niente, sta Frida là fuori come una pazza. Frida? Frida. E che problema c'è? Frida, ce la leviamo di torno, subito, subito. Ma chi sei tu? Al Capone. Ma che hai capito? Sonnifero. Sonnifero? Sì. È pericoloso. No, dormirà un paio d'ore e si sveglierà fresca come una rosa. Caterina, tu vali tanto oro quanto pesi. Appunto? Mi sono data la zappa con pepire. Tieni. Il nervosissimo ha messo. E adesso andiamo a tirar su il morale della festa. Andiamo, forza, Caterina. Dai. Aspetta, Caterina, Michele, dove sta? È in cucina che sta mangiando i sandwich. A proposito, tu mi devi dare 20 euro. E perché? Gli extra si pagano a parte. Guarda che ma come stai? Avvocato Forte, non riesco a trovare Chiara. Lei non sa se sta ballando con Michele? No, commentatore, no. Però parla. Ma vedrai che balleranno. Adesso metto i balli latini. Avvocato, allerta, si metta lì di sentinella e mi tenga informato. Va bene, commentatore. Giovanni? Sì? Io vedo Chiara troppo appiccicata a quel Michele. Ma lasciali stare, va in giardino, pensa a ballare. Ma io sono sola con chi? Piparo! Sola! Ci sono qua io! Vuole privarmi del piacere! Oh, grazie, avvocato Piparo! Parom, 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 parom. La sorella balla con Piparo, Michele si intrattiene con Chiara. Avvocato, le cose si mettono molto bene per lei. Vado in giardino a ricevere gli altri ospiti. Grazie, commentatore, grazie! Troppo buono, commentatore! Mamma mia! Quella ragazza incinta mi sta inseguendo! Dove, ma venga qui, resisti, arriva ancora per poco! Ma cosa resisti? Sta prendendo a capocciate tutti gli invitati! Ma chi? Io vado a casa! No, venga qui, mi stia a sentire! No, è pericoloso! Il commentatore mi ha promesso un supplemento se Michele si occuperà di Chiara! Michele, che c'entro io? L'idea è questa! Mentre noi terremo Michele lontano, lei si darà da fare con Chiara! Beh, questa è una buona idea, mi piace la signorina Chiara. Nei panni di Michele le insegnerà qualche passo di ballo. Questa non è una buona idea. Come? Io non ballo. Non ballo? No, non ballo non... Ma questo non è un problema, basta andare a tempo con la musica. Guardi, io vado a tempo con la musica. E allora? È la musica che non va a tempo con me. Questo è un problema, Michele è un ballerino bravissimo. Michele, Papino mi ha detto che a te piace ballare. Beh, insomma, io... E dai, vieni fuori a ballare con me. No! Non, che freddo che fa. E va bene, metto il CD qua. Ci ha fregati. So io come fare. C'è? Guardi lì. Dove? Per pacco. Si ha già di pietre. Lo poteva fare per finta. Questo non può più ballare, Michele. No, mi sono infortunato. Vado in bagno, ci mette l'acqua fredda, vado in bagno. D'accordo. Vado in bagno. D'accordo. Vada, si trattenga. Si trattenga in bagno. Ma questo Michele, è un uomo così affascinante. Non ha nulla in comune con i giovani d'oggi. No. Perché li fanno a Taiwan questi giovani d'oggi? Tutti uguali. Michele invece è un uomo così distinto, di buone maniere. Secondo me si è laureato alla Bocconi di Milano. Oh! E Genes! Ecco. Il bocconiano! Un bocconcino! I faccio un muzzolo! No, è Chiara! Che sei Chiara? Fammi! Magari sei un tammacca! Ma che è stata due carrucciere? Michele, vedo che sei guarito. Sono guarito, ma sempre un malato. Allora balliamo. Balliamo. Michele, ma come vuoi ballare che ti sei zoppato in piedi? Ma quello mi hai già zoppato. Basta. Ecco, e adesso non possiamo più ballare. Ma tu cretino mi ha zombato sopra il piede. Tutto sì. L'occupa pacchianè. Un ballerino come me balla pure su una coscia sola. Michele. Music, per favore! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore! Rindogore venga a te! Ma si trasuda in dogore! Ma si trasuda in dogore!
non si trasuda l'indogore, l'indogore venga a te. Tu sei per me come le viole, tu sei per me il mio amore, tu sei per me l'unico amor. Non si trasuda l'indogore, non si trasuda l'indogore, non si trasuda l'indogore, l'indogore venga a te. Non si trasuda l'indogore, non si trasuda l'indogore, non si trasuda l'indogore, l'indogore venga a te. Faccene, ti ho fatto un corso accelerato. Bimbe, andiamo a vedere se c'è qualche attagnacca che vuole ballare. Donne, è arrivato il ballerino. Chi ha da ballare? Socca, chi ha da ballare? Michele! Chiara, sono fuori che ballo da solo, tu sei qui. Sì. Ti ho cercata dappertutto, eh. Ah, sì? Eh sì, non ci siamo visti per tutta la sera. Ho ballato qui con il signor Scapece. Oh. Piano, piano! Mamma mia, Filippi, ma com'è mi è venuta sta cecagna? È la gravidanza. Adesso andiamo in cucina, ti riposi e prepariamo la pappa al bambino. La pappa? Ma ancora deve nascere? E se nasce prematuro? Non ti dimenticare che sono anch'io tuo ospite, eh? Amedeo! Ah, capisco, capisco. Allora questo Scapesce ti interessa parecchio, eh? Ma se lo conosco appena! Un amore a prima vista! Ma perché è successo a Fri? Vattene, sei ancora qua! Sì! Cioè, vogliamo fare un atto bambò? Andiamo, è un azzare. E le dispiace se con la bionda mi faccio un ballo? Un ballo? Un ballo... No, pallo. Ah. No, pallo. Pallo. Pallo, hai la conosci anche. Stavo un po' a mancare, là. Io devo andare in cucina. Frida stava in fattoria. Mi son comoda, non mi ho cacciato. E tu ti sei innamorata di quel tipo lì. Amedeo, non essere sciocco. Sei tu la sciocca, cara. Ah sì? Quell'uomo è interessato solamente ai tuoi soldi, eh? Ah, davvero? Lui e il suo compare sono due truffatori. Sì, due truffatori. Ho letto un atto di donazione a favore di Michele Scapece, un milione di euro. Un milione di euro? Tenteranno di strappare una firma a commendatore, ma noi glielo possiamo impedire, vero? Amedeo, sì, caro, vero. Io conosco mio padre e non credo si farebbe raggirare. Se lui ha deciso di dare un milione di euro a Michele, avrà le sue ragioni. E io, caro, non glielo impedirò di certo. Tu sei plagiata da quell'uomo. Avvocato Forte, stia con noi. Non vorrei disturbare che... No, prego, s'accomodi. Cercavo Michele, si è zuppato di piede. È in cucina. Grazie, troppo. Prego. Gentile. Ad un solo piede? Sì, un piede. Beh, è stato molto fortunato, eh. C'è chi è finito su una sedia a rotelle per molto meno. Ma che vuole impressionarmi? Signorina Chiara, a me quel tipo non mi piace. Avvocato Forte? Ma anche questo mi piace. Sì, Caterina. È tutto a posto. Così mi piaci. Ho approfittato, ho fatto anche un po' di pupù. Chiara! Michele, sei stato un ballerino eccezionale. Che io? Sì, dai, vieni con me. Andiamo a fare una passeggiata. Ah, ma certo! Michele il ballerino si va a fare una passeggiata. Chi è? Il mio avvenire nelle sue mani. Il nostro avvenire. Ma quale avvenire? Voglio il 10% dell'affare. Il 10% della mia provvigione? Sì, se no ti mollo e te la cavi da solo. Il nostro avvenire. Franco! 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 Frida, non mi piace. E te ne accorgi adesso che le mi si ginta? Ma che mi stai dicendo? No, ma che capi? Prima la signora qua, questa... Come si chiama lei? Caterina. Il candarino l'ha portato in cucina. Ci ha offerto un bicchierino.
Franco, che la senso fa un fiaschino, non succede niente. Ha fatto un bicchiere e sbattuto la capa. Non ci muovo più. È morta. No, è la gravidanza. Sì, tiene le voglie. E che voglio dire? La voglia di dormire. Dime. Però è buono, è salutare. Vabbè, allora salutatemela voi, grazie. Salutare. Sì, ma lo fa lei, grazie tante. Salutare. Ho capito. Salutare. Salutare, salutare. No, nel senso che fa bene alla salute. Ehi, fa bene, Simasso, signor, fate bene, Simasso. Grazie a Maronna, volendo coppa, aiuti che è difficoltoso. Dare. Ma salutare. Ehi, non mi inceppare. Riportalo in cuscina. Riportalo in cuscina. A te. A me. A te. A lui, a lui. A te. A lui. A lui, a te. Ehi, dai, bevo, usciate mio, cacca. Chi te bevo te in cucina? A te. A me. Nananda. Facciamo fare il resto a Ferdinando. Ciao, fai adesso a chi lo c'è, veami, no. Ci ho colloquiato con lui. Che? Ci ho colloquiato. Che? Ci ho parlato con lui. E dice quando stavo nel mobile. Noi con luci. Ho edombrato. Guarda. Non ho luci. Oi combra, guarda, ma via lo stomaco. Che cosa? Che? Che? Ci muovo tutti i gol. Non ci può venire. Tu culeo. Ma che dici? Mi devo rimettere un po'. Tu ti devi rimettere da solo! Mi vengo di rimettere! Perché? Mi vengo, sono coppa, no! Sì, tu che ti stai muovendo e ci fai muovere pure a noi! Io me lo sono muovuto da qua! Non volevi! Michele, guardate che non vedo luce! Ho vedo ombrata! Per dire un nome, non vedo... Ma che sto menando? E per dire, quante sono queste? Ehi, ma cominciamo a fare queste domande difficili! Quando sono queste, quando so che le posso sapermene io? Che me ne... Ma avesse domandato quando è nato Leonardo da Vinci? Che? Signore, quando è nato, facciamo una bella figura tutti e due! Ma chi fosse Leonardo Cainate e da Vinci? Adesso è tutto scema proprio! Mamma mia! Salta Vinci, ci posso pensare. Avvocato forte, il suo Michele sta facendo un ottimo lavoro. Venga qui, venga. Bravo qui. Il mio Michele, commentatore. Ma lo sa che quel Costa è completamente sparito da vicino alla nostra Chiara? Meglio così. Dove va? Si potrebbe anche firmare l'atto. Aspettiamo Michele e firmiamo l'atto. No. Pipero, lei ha sempre con sé la sua borsa? Sì, commendatore. Ma questa è la borsa di Amalia! Oddio! Idiota che non è altro, in quella borsa c'è 1.000.000 di euro in contanti! L'avevo quando parlavo con Amalia, la dottoressa Amalia. Dobbiamo averle scambiate. Adesso andiamo di là in giardino. Se lei ha perso quel denaro per prima cosa, domani mattina io la costringerò a sposare mia sorella Amalia. No! E non le darò un euro in dote. Avvocato, scusi, resti qui, guarda, commentatore, se si tratta di borsa, mannaggia miseria! Ma come si fa? Hai sentito? Dove sei? Ho sentito! Certo che se la dottoressa Maglia trova la borsa con i soldi la vedo dura. Oh, beh, se il commentatore ha deciso, non pensi che cambierei. Chiara! Sì? È stata un'emozione fortissima, mamma già. Mia! Sai, non avevo mai baciato una donna prima di adesso! No! Chiara! Ma adesso sarai incinta! No, guarda, Michele, cioè, io credo proprio di no! Ti ho baciato senza precauzione! È vero, oddio, non sai quanto mi piace la tua ingenuità. Anche a me piace molto la tua ingenuità. Chiara, ma adesso che abbiamo consumato, siamo fidanzati, no? Io penso proprio di sì. Ah, io dico sì. Ma tu, Michele,
Tu ti occuperesti di me se non fosse per i miei soldi? Chiara! Io ti ho amata dal primo momento che ti ho visto scendere dalla scala. Ebbene, sai che faccio adesso? Cosa? Vado a chiamare papà, gli diamo insieme la bella notizia. D'accordo. Ok, tu non ti muovere, aspettami qua. Ah, ti aspetterei anche se dovessi aspettarti per tutta la vita. Arrivo, eh. E papino? Mi sono fidanzato, wow. Allora? Signor Forte, le devo svelare un segreto segretissimo. Dica. Finalmente ho fatto sesso. Dove? Qua fuori. Annanzi a tutto quanto. Ma no, ci siamo infrattati. Con chi? Con la signorina Chiara. La signorina Chiara con ha lei? Ha fatto sesso sfrenato con me. Con lei? Mi ha dato un bacio sulle labbra, schwack. Con la lingua? Che schifo! Manco con la... Credo che si sia seriamente innamorata di me. Meraviglioso! Meraviglioso! Questo sistema col bastardo di Costa! Il bene di una donna! Il contratto è pronto, andiamo a chiamare Campese! E io gli racconterò tutta la verità, l'ho appena promessa alla signorina Chiara! Grandioso! Quale verità? Mi dispiace, signor Forte, non ho altra scelta. No, non può farlo. Se le dice la verità, non prenderemo più un soldo. E Michele, che ha ancora chiuso il mobile bar, e io... È inutile che fa il piagnone. Io sono una persona onesta, sa? E non mi abbasso questi giochini. Papino, ti devo parlare. Dove sei? L'unica persona onesta che è rimasta sulla faccia della terra. Dove doveva capitare? Qua! Hai sentito? Dove sei? Ho sentito. Stavo pensando, visto che il sonnifero ha funzionato così bene con Frida, ma perché non lo usiamo pure con Ferdinando? Vai, Caterina, muoviti. Lo vado a cercare. C'è la città. È stato poco città. Michele. Non c'è più. Non è in modo. Rango, Frido, Russo. Russo. Russa. Michele. Ma che lo può fare un ciuccio la di! Non mi posso distruggermi lei! Io la lascerò prima che pattoriscerà! Ma che pattoriscerà? Ma c'è un mio voglio un calaccio di lui! Metti un po' di vani! No, non puoi dormire! Tengo un opinione e bollizio! Non puoi dormire! Dove vuoi dormire? Dove? Me ne vado piano sotto! Vuoi piano sotto! Cavo io vedo! Nessuno viene sotto! Paro! Michele, vuole piano! Michele! Ciao! Io vedi! Non ce la faccio! Ti ho fatto uno scherzo! Tu passi... faccio in 4 ore, mo vengo! Dove vai? Dove vai? Michele! Tango, se tengo un pinon coppo insomma, cammino! Ma Michele, devi mettere la firma qua, io è latte, è latte, è latte, è latte, è latte! Un latte in coppo in faccia, non è buono! Chi è che è un latte? Michele, ho detto è l'apostrofo atto! Dai! Ma se in faccia ti fai! Mamma, muovo! Lasciami se... Ha già buttato per il suo ginocchio. Perché? Ma che da già è bella e buona, non appoggia più. Ma che è una mucchella equitale? Ma che è l'equità? Ma chi so scemo? Ma chi è Paolo si so? Ma chi so? Ho capito bene! Non ho capito bene! Ma qual è l'equità? Ma tutto si so, ma che bagappiglia! Perché? Ma non è molto l'equità, né pa mamma a Napoli e pa mamma a Milano! Ma io questo vorrei sottolizzare! Sottolizzare! Dico io a sua equità! Tu gli dico una mutta, non la paura! Non la paura! E non la... Ne va a cazzare, ma non fa sei! Porca! Non lo so, volessimi a fare una manifestazione sotto o tu, ma che dici? Ma vedi tu! Ma dimmi tu, tu mi devi dire, Michele, qual è l'equitale? Chi per la prima volta in vita nostra non so sotto gamba cacciata? Per la prima volta in vita nostra so sotto gamba picchiata! Ma chi ci ho fatto la me? E non puoi! Hai ragione! Fatti giù alla! Chi ha picchiato? Ricorso, può mettere una firma! E la mia vita ho firmato solo cambiare. Ma già abbiamo un tuo spazio. Scrivi pure vicino ai pareti. E vabbè, ci mi sa firma a me. Cioè chi? Ah, perché ti fatti i capelli biondi? Ma che ne so io? Ma che ne è una fotografia? La mia firma? È normale che ha filmato, ma quanti film sei fa? A me è che papà quando ti va a giustificare.
Ma faccio un parro ordinare un quarto d'ora. No, non faccio un parro ordinare un quarto d'ora. Michele, ti devi chiudere il mobile bar, vieni qua. Beh, fammi addormentarmi un momento. No, Michele, non ti devi chiudere il mobile bar, ma non ti addormentare perché potresti servirmi da un momento all'altro. Mi sento come a casa mia qua. Vai. Non chiudere la chiave, che bisogno urgente, capisci? Va bene, ho bisogno. Al sotto la chiave me la porto io. Esco quando lo dico io. No, mica quando lo dico io. Quando lo dico io. Mannaggia miseria. Uffa. Sta arrivando Ferdinando. Bene così, Michele, l'ho chiuso nel mobile bar. Liberiamoci Ferdinando e chiamiamo Cabese per la firma. Mi serve una bottiglia. No, la bottiglia no. Sì, ci devo mettere il sonnifero dentro. Non lo puoi pigliare, non lo puoi pigliare. No, il mobile non lo puoi aprire, chiudi. Devo uscire. Non ho visto questa bottiglia. Ma che te ne sta buttando? Ma io so, padron. Il commentatore Cambese qui? Sono venuto perché Caterina mi ha detto che l'avrei trovato qua. Mi dispiace, signor Forte. Lo so che ce l'ha con me per la decisione che ho preso. Caro Ferdinando, ma che piacere rivederla. Ma allora non ce l'ha con me. Ma perché dovrei avercela con lei? Mi sembrava. Ma lo sa che la sua decisione mi ha profondamente colpito. Sì, infatti gli stava venendo un colpo. Ma dai. Lei è una persona sincera. Ma dice davvero? Ma certo, le persone come lei dovrebbero toglierle dalla circolazione. Come, scusi? No, dico per farne una specie protetta. Ma dai, non ci avevo mai pensato. Qualcuno ci penserà. Oh, brindiamo. Beviamo qualcosa? Sono contento che la prenda in questo modo. Che cosa sono 1 milione di euro dopo tutto? La sincerità non ha prezzo. Bravo, qual è un bicchiere? Quello in mezzo. E allora ci vuole in mezzo perché... Ecco qua. Cin cin. Ah, un momento. Questo bicchiere è leggermente crinato. Santo cielo, non era accorto. Non c'è un altro bicchiere, signora? Lo dia a me. Oh, ma lei mi ha salvato la vita. Prego. Cin cin. Cin cin. No! E qui sei sporco di rossetto. Ma che schifo, non mi... Bisogna fare attenzione, sa. Ti possono venire l'IRPEF. Sì, prego. Cin cin. Facci ma cagnette. E te, a che serve? Meglio a te che a me. A meglio a me che a te. A me è tutto a posto. Cin cin. Beviamo così. Ma no, sì. Così mi vergogno. Sì, così. Ma no. Sì, così. Ma guarda, ma no. Sì. Ma no. Sì. Ma no. Sì. Ma no. Allora no. Allora no. Ma dobbiamo solo guardarli, possiamo anche bere? No. Possiamo? E voi non bevete? Chi non beve in compagnia che la morte se lo porti via con un sacco di malattie! Amrogarm! Alla sincerità! Ita! Cantine spagnole, non c'è dubbio. Anno 69, ottima annata, buona stagionatura, leggermente fermo, si addice con il pesce. Complimenti signora, un'ottima scelta. Come si sente? Ah, benissimo, grazie. Vado a chiamare il commendator Campese. Michele, non trovo papà. Chiara? Sì? È arrivato il momento che tu sappia tutta la verità. Quale verità? Chiara, perdonami, io non sono Michele. Chi sei? Chiara, io mi chiamo Ferdinando. Ferdinando? Michele, un mio fratello gemello, uguale a me. Si nasconde qui da qualche parte, ma non so dov'è. Adesso è tutto chiaro. Chiara, a me niente era chiaro. Ma guarda, tu non ci crederai, ma io avevo capito che c'era qualcosa di strano. Ma tu sei una detective. Esatto, adesso vado a chiamare papà, gli diciamo insieme tutta la verità. Brava Chiara. Aspetta. Ecco fatto, adesso Chiara arriva col commendatore e noi insieme ci raccontiamo la verità. La verità ti fa male, lo so. Non mi sento molto bene. L'ha bevuto lui! Era suggestione! Oh, eccolo l'avvocato Forte, eccolo qua! Ah, lei è qui, eh? Vabbè. Caterina? Che c'è, dottoressa? Caterina, vai a chiamare subito il commendatore!
Sì, signor, uffa! Uffa! L'avvocato Forte dovrà spiegarci molte cose. Molte, molte! Certamente, dica. Allora dov'è il suo amico? Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Dov'è il suo amico? Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Allora dov'è il suo amico? Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Il mio amico è qui! Ma che fa? Dorme nel mobile bar? Ah, che dorme? Ma guarda! Caccia! Cos'è il tasso di indogo? Indogo, indogo! Ti tassù d'indoco, indoco, mi sei tassuto d'indoco. Questa canzone dedicata a questa bellissima coppia di sposi. Amro Carmen. Ma che stia a spu? Ma così ce la cima quando morì? Ospo è brutto lento, eh! Ho sentito bene, ho sentito. Sei che paura in dolietta notte, ne ero fui, amore. Cosa ci faceva nel mobile bar? Ma come che gli faceva sul mobile bar? Ma perché dorme? Ma non dorme! Ma come non dorme, russa? Ma non dorme, ma che russa? Era lì per bere un goccio, per riprendersi. Ehi, bello, bello! C'hai un telefonino in tasca che non funziona. Ospo, ti devo parlarti. Ah, sposo è brutto questo. Sì, vabbè, ma non si dice però. Non si dice, era proprio certo. Ah, ma così mi mette in imbarazzo, no? La metto la pomata, ragazzo, la sera un po'. Ma guarda là, lo sanno tutti, un goccio tira su. Quanto ti hai fatto tu, io sposo, quanto ti hai fatto? Papà, lui è Ferdinando. Chi è io? Non capisco. Sì, lui non è Michele, ma è Ferdinando. Papino, io no Michele, io Ferdinando. O no? Come no? Facciamoci un'altra ballata! Ma si sta su di indoco! Indoco! Chiara! Indoco. Ma non lo vedi, tifoso! Te credevi che stava a dormire! E questo sarebbe quello ammazzata! Fido, ho fatto... Tacce tua! Fido, ho fatto niente! Ecco te, fammi i conti dopo, biondì! Fido, ho fatto niente! T'ho visto, sai, che te ci strusciavi tutto! A chi hai visto? A te! No, Fido! Non ho stato io! L'apparente, inganna! Vuoi vedere che ti hai sbagliato? Chi sono io? Nozzozzo! Nozzozzo! Oh, si figura di me, da lanzate! Ciao, mantenere i limiti della velocità! Oh, a caia mollo! Oh, ci mancano i maccaroni! Scusami che la femmina da fa la femmina! E l'uomo da fa l'uomo! Quando ci riesce ogni... Esci fuori! Ho mandato io quando mi ingazzai a certi pomi... Ma te la capocciata non te la lava nessuno! No. Non me ne vado! E quando torni in albergo fammi i conti! E chi ci torni in albergo? E voi che ci avete da guardare? Ma andate a lavorare! A morti di fame! Non rispondete, non rispondete! Ecco! Come hai detto, queste sono le cose che mi fanno veramente male e capace. Voi mi guardate, lo so, che faccia di? Io mi cerco scusa a tutto quanto, uomini scicca e femmine guacciate. Questa è una festa e ball! Ma che sto facendo un sappato? Insomma, mi spiegate che cosa succede? Commentatore Campese mi ha assistito, Michele Scampese ha firmato l'atto col quale lei, con spirito di liberalità, ha donato 1 milione di euro. Una donazione? Ma allora è vero! E cosa le dicevo? Un milione! Ma dopo ti spiego! Ma commendatore, stia attento! Guardi che è tutto un inganno, sa! Lei non si intrometta, signor Dedis, Dedis, il padre è morto! E no, caro, il padre è vivo! E non intende tirare le cuoia! Ah! Avvocato vipero, Michele ha accettato la donazione.
È tutto a posto. Quello che è fatto è fatto. Quello che è detto. Avevo un debito con Emanuele e l'ho pagato. Un debito? Ma il figlio di Emanuele non è uno solo. Tesoro, ma i soldi vanno al primogenito. Papà, sono due gemelli. Gemelli? Ah sì, guarda. Questo con gli occhiali è Ferdinando e ci siamo fidanzati stasera. L'altro invece è Michele, il gemello. Due truffatori che vogliono solamente il vostro denaro. Questo lo dici tu. Ma lo dico io perché ti amo, non ho altri interessi. L'unica cosa che mi preme sei tu e non i tuoi soldi. Oh, bravo, 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 bravo. Oh. Signor Costa, se mi permette, ho qui la registrazione di una sua conversazione. Tu sei una loro complice, non hai il diritto di parlare. Stia zitto, Caterina, vai avanti. Grazie, commendatore. Infatti non sono io a parlare, ma è lei. Ma stai chiaro, com'è brava? Brava? È bravissima. Fa schifo, per me è una cagna. Ma d'altra parte con un padre trombone e una zia cornacchia, cos'altro c'era da aspettarsi? A me interessa solamente il suo conto in banca. Chiara, amore mio, ma dove sei? Io non mi abbasso a certi livelli. Io sono Amedeo Costa. Queste sono solo sporche insinuazioni. E faccio finta di non aver sentito. Ma questa l'ha sentita benissimo. Aiuto! Carogna! Sì, però, lei aveva inserito un post scriptum nell'inserzione. Sì, commendatore, la mia casa è sempre aperta a te. Vieni a prendere un tè da me. Vorrà dire che i tè passano a due, uno per Michele e l'altro per Ferdinando. No, così andremo in rovina. Ma ce n'è per tutti. No, un momento, commendatore, sì. Mi scusi, per quel piccolo supplemento che mi aveva detto. Ah, io credo che Pipero per un po' sarà impegnato con mia sorella. Avvocato, a me servi un segretario. 10.000 al mese vanno bene? Grazie, commendatore, grazie. Troppo buono, commendatore, veramente che io... Okay. Ti ricordo che il 10% dell'affare. Ma Giovanni, ma come? Altri 10.000 euro? No, no, no. Ma così noi finiremo col chiedere l'elemosina davanti alle chiese. Ho detto aspettate qua fuori, ma non potete entrare. Puzzaccia di astalla. Puzzi tu sangue d'animale. Ciao, ciao, ciao. Signor, tenete liberi in da casa, chi si mangia il creato? No. Buonasera. Signor, sul giornale c'era scritto la mia casa è aperta a te. Vieni a prendere il tè a me. A me senza zucchero, sto a dieta. Scusi, ma lei chi è? Assunta Scapece, primogenita. Oh, un altro Scapece! No, no, ce ne sono altri otto fuori, ma vediamo, aspetta. No. Rosario! No. Sereno, io vivo da re. We'll be right back.
Grazie, ma tante grazie, ma veramente grazie. Grazie, grazie, grazie di cuore. È uno spettacolo faticosissimo, ve lo posso garantire. Però quando la sera ti arriva questo applauso ci sentiamo tutti rinfrancati. Grazie di cuore. La compagnia! Allora, solo per salutarvi, ringraziarvi, auguriamo anche buon lavoro ai non lavoratori di mano, tu mi immagini. Niente, noi vi abbiamo raccontato una storia senza nessuna pretesa, per amor di Dio, ma quanti di noi, dite la verità, se ci fossimo trovati nella stessa situazione del campese, sarebbero tornati indietro a cercare il figlio dell'amico per dargli 1 milione di euro? Bacideci! Grazie a Dio nella vita esiste il rimorso. Io dico sempre: lasciate entrare il rimorso nei vostri cuori, saremo delle persone migliori. Lo dice anche la canzone. Ma si trasudrindo cuore. Tutti insieme con le mani, vai! Ma si trasudrindo cuore. Ma si trasudrindo cuore. Ma si trasudrindo cuore. Rindo cuore da incantare. Ma si trasudrindo cuore. Ma si trasudrindo cuore, ma si trasudrindo cuore, rindo cuore da incantare. Si trasudrindo cuore, ma si trasudrindo cuore, ma si trasudrindo cuore, rindo cuore da incantare. Ma si trasudrindo cuore, ma si trasudrindo cuore, ma si trasudrindo cuore, rindo cuore da incantare.